Ma buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati qui su Gamers HQ Italia. Li vedete? Sono già qui e pronti, glitchati, uno dentro l'altro. Ma buonasera, grazie Sly, intanto grazie Sly per il supporto per la sub, grazie mille, grazie anche a Iru. Adesso la sentiremo su Discord per il raid per Lost. Buonasera Van, buonasera Checco, ma buonasera Stibe. Ciao Nico, buonasera ragazzi, ben arrivati. Questa sera ovviamente saremo in compagnia ancora una volta di Iruma, di Alex, ma invece al posto di Mario questa sera abbiamo una new entry. Grazie Van per Lost. Abbiamo una new entry che a quanto pare non è ancora arrivata, ma la sentiremo comunque su Discord. Oggi vogliamo la parte 2. Volete la parte 2 di quella clip che abbiamo fatto l'ultima volta? Ma ora devo spiegare perché quando gioca a Phasmophobia non streama mai. No, non lo so, ragazzi, non lo so perché non streama. In realtà, che io sappia, non stava proprio benissimo. In realtà stava quasi per darci buca stasera, quindi l'abbiamo presa proprio per i capelli. Andiamole a sentire, ragazzi. Io intanto mi metto le cuffie. Grazie, ragazzi, per gli host. Allora, andiamo a sentire i ragazzi, vediamo che dicono, li sposto tutti qui. Ale? No, non c'è. Assente. No, io ti sento invece. Buonasera. Eccolo. Nappo? E Iru? Ehi. Oh, eccoci qua, ci Buonasera. siamo. Ma quindi siamo riusciti ad entrare? Sì, siamo tutti Siamo qui. tutti Io operativi. siamo Abbiamo fatto il pronti. download 30 secondi fa. Come Ok. direbbero gli Ciao Van, anziani, non ciao eravamo Filippo. mica qui a pettinare le Dai. bambole. È Ebbene, giusto a giusto, tutti, raga, è Nico. giusto. Allora, ragazzi, io direi di non perdere tempo e di andare subito Vai. a. Tanto ormai diciamo che bene o male le cose base le conosciamo, tranne Nappo, ma dai, insomma. Sì, no, Nappo, gli hai voglio preso il solo casco con la telecamera, no? vedere. Nappo è la nostra vittima sacrificale, giusto? Eh sì, Abbiamo letto ovviamente. sulla guida che bisognava mandarne avanti uno col casco in testa che gridava: Fantasma, sono qui, prendi me. E sarà proprio Nappo a fare questa. Era il cheat per superare i livelli più No, difficili. raga, non ce la posso fare. Soltanto. Comunque è uno di voi che deve selezionare il Ah, contratto perché non io posso devo farlo selezionare il io. contratto. Vai, vai, Allora, Ale. vediamo un po'. Quadra da Stiamo pettinando le due. bambole qui, forza! Non streama quando è ospite perché sta in intimo sexy, dice Paroz, il tuo Ah, amico Paroz. addirittura, guarda, chiedilo a Dogo se sto in intimo sexy. Aspetta, però questo potrebbe essere. No, Attenzione. perché gli ho mandato un video e sto proprio tutto l'opposto, ragazzi, tutto No, l'opposto. comunque è vero. Per provare che stava, insomma, poco bene, mi manda questo video. Oh, Doggo, forse non posso venire. Ho la febbre. Ho il Covid, insomma, non so Ho detto esattamente. c'ho un mal di testa. Ragazzi, proprio in tenuta antistupro. Cioè, sapete, proprio quelle. C'ho il cappello di Super Mario in questo momento, quindi potete immaginare che sexy tutti è Esatto. proprio. Hai selezionato Ale? Sì, parlo No, stavo guardando, c'è una casa colonica, ragazzi, due piani, Ah, con io vista da letto. non vedevo Iru, era dentro a lui. Sì, è glitchata dentro Alex. Sono stata assorbita praticamente in questo Adesso Majin Buu. siete un Andiamo, ragazzi. totem. Andiamo, 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 raga. Andiamo, questa casa colonica, c'è il fantasma, ricordatevi di portare tutto quello che avete e due paia di mutande pulite. Ok, perfetto. Sì, però io ho Doggo davanti, non vedo Tra un cazzo. l'altro, Dogo, ma il collo del tuo PG, quando è che gli fai la ceretta? No, Perché, ecco, cioè, è magari. imbarazzante. Perfetto, così almeno non posso mettere pronto. Tacce. Ok, ragazzi, io mi muto, Sì, eh. esatto, ci Ciao. mutiamo su Discord. Raga. No, non volevamo sentirti, ma. Grandissimo figlio di buona donna. Non sento Nappo, però, in tutto questo. Nappo, sì, no, no, è qua, ti sento, ti sento. Ok, ragazzi, allora. Ok, pronti.
tipo di fantasma si tratta, rileva presenza di spettri con un sensore di movimento, quindi uno di voi prenda il sensore di movimento. Evita che il fantasma ti dia la caccia con un crocifisso, io e tu la foto. Dopo è questa la super torcia? È quella, scusami Alex, è questa qua in basso, quella nello scaffale in basso. Allora, tu prendi questo qui, lettore MF, questa specie di telecomando per il condizionatore d'aria. vabbè, Iru, però, stai calma. E poi una macchina fotografica, aspetta, questa la prendo io. Allora, ci manca sia il crocifisso che il lettore di movimento. Allora, io ho preso questo qua. Il telecomando? Che l'aveva preso pure Nappo, tra l'altro. Ah, Cristo. Allora no, lo lascio, dai. Non prendete cose doppie, che non ci servono. No, qualcuno prenda il libro spiritico, più che altro, questo libro qui sotto. Lo prendo io, non lo prendo io. Vi informo che il fantasma si chiama Donald Harris, che settimana scorsa infestava una casa in città e è venuto in campagna sta settimana. Donald Harris, eh? Ok. Ronald McDonald, come? Sì, proprio lui. Ciao Carlo. Ciao Luca. Aspettate un attimo che vi aumento il volume, che in live vi sentono bassi, dicono. Sì, l'ha scritto Steven. Ok, li ho aumentati un pochettino. Quindi prendi tutto te quello che serve per fotografare, riprendere, eccetera. No, in genere la fotocamera la prende Doggo. La fotogrammera l'ho presa io. Ok. Allora io ho preso la macchina fotografica, il diario e ho preso la super mega torcia fighissima. Chi è che vuole prendersi la telecamera in testa? Qualcuno si mette la telecamera in testa, che io porto la telecamera, la lascio dentro e poi vengo qua. Dai Iru, mettitela tu. Ma io la devo mettere? Sì, è qua dietro, qua. Qua, qui. Iru? Ok, l'ho presa io. L'ha presa Nappo. Stavo posando la macchinetta fotografica. Ma no, perché va in testa e non ti occupa slot, quindi la puoi riprendere la macchina fotografica. Ah, ma vaffanculo, non lo sapevo sta cosa, grazie. Sì, ma io per ora non ho un cazzo, nel senso, ho solamente il... Che cosa cazzo ho preso? Il telecomando e basta. Vabbè, non ti preoccupare Nappo, tanto quello che ci serve... Guardatela... Nappo, prendi la radio questa qui che c'è qua in cima allo scaffale. Guardate che bella la telecamera di Nappo sopra la testa. Paroz, guarda che ti sto leggendo in questo momento, stai molto attento. Guardate che bella la telecamera di Nappo, come si muove e si vede nel monitor. No, veramente è la mia, sono io. Se tu guardi il monitor... Ah, e quello come si accende? Guarda il monitor, Doggy, guarda dal monitor. No, adesso guardo. Io voglio capire perché la mia sanità mentale sta al 99%. Beh, allora, dovete stare calmi e usciamo da questo cazzo di furgone. Dai, muoviti. Bella Carlo, buonasera. Ma che cosa cazzo mi hai fatto scaricare, Doggy? L'hai scaricato tu di tua spontanea volontà. È permesso? Ah, ma io permessi, non ho torce. No, tranquillo. Non ne hai proprio? No, io ho preso solo il telecomando. E allora seguite me che c'ho il termometro. Che cazzo sei tu, quello con la giacca marrone? No, quello musichetto. Sì. Bellissimo. Allora, se apro io la porta, non ci ammassiamo tutti dentro tipo Black Friday, gentilmente. Sì, va bene, stai molto calmo però. Spiegami la funzione del mio telecomandino. Allora, il tuo telecomandino, intanto l'hai acceso? Io l'ho illuminato, per cui credo di sì. Ok, se quando farai domande al fantasma, lui ti risponderà lì. Cioè, sì, sì. Di testo proprio. No, ti parla proprio da quella radio. Ciao Alex. No, ragazzi, devo andare, ciao, buonanotte. Ciao. Ma Iru, tu hai... Eh,
cosa? No, ti stavo... La linea che scricchiola, Ma forse era il tuo culo, Ale. Anche, potrebbe essere anche... Che cazzo ti serve? Allora, intanto devi essere più garbata, perché qui siamo tutti amici e credenti. Poi... Esatto, poi prendi il cazzo di lettore MF, come si chiama lui? No, ah, non ce l'hai? No, non l'ho portato, ma mi hai detto di lasciarlo. Non ti ho detto proprio di lasciarlo, te lo sei sognata sta cosa. Vado a prenderlo io. Porca pupazza, ma avevi detto che l'avete, vabbè, lo vado a prendere, arrivo subito. Sta andando io. No, vabbè, sta andando Napo che ne approfitta per non cagarsi in mano. Ah, ok. Mi sta già cagando io, raga. Quasi esce. MF lì, come cazzo si chiama? È quello bianco? Sì, è quello bianco per il condizionatore. Con i tasti. Ghostbusters! Sto cercando la stanza fredda. Questo funziona, cioè, a livello di forse. Ah, pensavo che eri freddo tu, scusa. Vedi se magari ti svegli domani, Fred. Io vi ricordo che sono senza torcia e sono al buio totale, per cui sono un po' nella cacca. Le puoi accendere le luci, vai, anche se te lo sconsiglio. No, non accendete niente, ti seguo io, vai, Napo. Dogo, ma tu che stai cercando? Scusa. Allora, io con questo termometro sto cercando di trovare la stanza più fredda, lo capisci, Iru? Secondo me dobbiamo... Ah, ok, sei tu quindi che ce l'hai, va bene. Ce l'hai cosa? Il termometro freddo. Iru, non mi fare parlare, dai. Allora, mi sa che è al piano di sopra, raga. Ma il lettore MF qua, devo solo lasciarlo acceso con la lucina verde. Sì, tu lo devi... Esatto, appena rileva un fantasma comincia a fare rumori particolari. Il termometro freddo. Però sono un po' agitata perché non so dove stanno Alex e Napo. Sono qui dentro, sono al piano di sopra. Ah, ok. Ok, qua non c'è un cacchio. Allora, deve essere o in questa stanza o in quella dove sono entrati loro prima, cioè... Da noi non c'era niente. Però non aveva detto... Ragazzi, dobbiamo fare una foto anche di acqua sporca, quindi è probabile che sia qui nel bagno. Ma ci sono entrato, non... Madonna, ragazzi, ma... Cioè, che bagno è questo qui, l'igiene? Napo si è dato, praticamente. Ha preso il furgoncino e ci ha abbandonato qua. Oh no. No, è qua con me. Napo, cos'è questo odore che sento? È il mio pannolino, vai tranquillo. Là, perché si è chiusa la porta da dove sei entrato? Perché l'hai chiusa tu. No, si è chiusa da sola, coglione. Allora, dimmi perché mi devi dare del coglione se si è chiusa da sola. Non mi credi, ma... Concetto. Io ne do ragione a prescindere. Cristo santo, mi ha fatto prendere un colpo. Scusami. Raga, qui la temperatura è uguale in tutti i posti, non so che dire. Pure io non ho rilevato assolutamente nulla. Allora, facciamo una cosa, entriamo nel bagno e cominciamo a spronarla. Anzi, a spronarlo, è un maschio. No, dobbiamo parlare, si chiama Donald... Non mi ricordo come. Trump. Ce l'ho io che prendo sempre appunti, si chiama Donald Harris. Quindi già Doggo l'aveva trasformata in una donna, come potete capire. Donald Harris, vieni fuori, dai. Fatti vedere. Vieni fuori, dai. Sto qua nei pressi del cesso, regà, così almeno... Allora, in Roma non c'è un cazzo da ridere, qui la situazione è seria, dai, capito? Sì, dai, va, se vuoi vieni fuori, non lo so che devi fare. No, per Doggo è Donatella, esatto, è Donatella. Donald Harris, accendi la luce in questa stanza se ci sei. Donald Harris, chiudi la porta. Vediamo se ci ascolta, non lo so.
Donald, fatti vedere. Mi sa che non è qua, raga. Ricontrollo di nuovo sotto, perché qui è strano. Ma ragazzi, scusate, ma l'altro strumento quindi ce l'ha Nappo? Lo sta utilizzando lui? Sì, sì, io, sì. Sì, ho il lettore e il telecomandino lì. La radio, nessun segno dalla radio, ragazzi, non mi comunica con la radio, perché l'EMF mi sembra negativo, cioè abbiamo girato mezza casa. Nappo o tiene l'EMF o tiene la radio, una delle due, non può tenere due cose contemporaneamente. Ma non c'è uno scantinato? No, non sembra. Io, ragazzi, vi controllo dalla videocamera sulla testa di Nappo, che vedo se vedo almeno i globi di luce, perché... Ok. Donald, vieni fuori. Era Harris? Donald Harris. Donald Harris, fatti vedere. Che cos'è? Ha dimenticato la macchina aperta, aspetta. Ah, ma ci sono delle stanze che non abbiamo visto, forse? Ah no, le abbiamo viste, scherzavo. Era un ventilatore, raga. Quella stanza lì... Ma scusa, ma questa porta è chiusa, eh? Questa qui non ci siamo entrati. E allora dobbiamo entrare... No, questa qui mi sa che porta fuori, forse? No, ragazzi, ho sentito un suono! Ho sentito tipo un urlo, un verso... Esatto, l'avete sentito? Io lo sentivo. No. Siamo a vero col timer, eh? Il sangue, raga. No, ragazzi, non mi lasciate da solo, vi prego. Siamo al momento in cui potrebbe attaccare, Crocifisso, Iruma! È il momento del crocifisso! E non ce l'ho! No! Donald Harris, vieni fuori! Ma quindi mi vuoi far capire che Doggo non l'ha sentito? No, io non l'ho sentito, raga. Cioè, l'ho sentito solo io? No, io e Alex. Io l'ho sentito. Ah, Napo l'ha sentito. C'erano. Donald Harris. Non ho rilevato un cazzo di niente io. Ragazzi, mi illuminate qua? Ah, c'è un osso. Fagli una foto. Fatta. Quello è il bagno, ragazzi, è il bagno dove deve fare la foto dell'acqua sporca. Doggo, spostati, okay. Fotografo le foto? Sì, fotografo le ossa, cazzo. No, le ho raccolte... Perché le ho raccolte io. Ma sei un coglione, cazzo. Ragazzi, è lì, chiamatelo. Aspetta, perché qua non c'è... Qua non c'è il coso, non c'è il lavandino. Ma c'è la vasca. Sì, che c'è il lavandino, ci sta. C'è il lavandino, scemo. Ah, scusate, non l'avevo visto, cazzo. Allora, state calmi. Donald Harris. No, secondo me questo attacca o me o Nappo, perché noi l'abbiamo sentito. Allora, sappiate che lì attaccherà inevitabilmente, perché uno degli obiettivi è non farsi attaccare con così fisso che noi non abbiamo. No, ti prego. Bene. Donald Harris, apri i rubinetti se sei qui, fatti vedere. Ma mi viene un dubbio, non è che la torcia quella potente fa lo stesso effetto dell'accendere le luci, non si manifesta perché... Raga, ma come si aprono e si chiudono le porte, non mi ricordo. Tenendo premuto col sinistro. Ora dimmi perché cazzo hai chiuso la porta. Allora, intanto uno, stai molto calmo. Due, voglio dirgli di aprire la cazzo di porta ad entrare nel bagno, ok? Vai, prova. Donald Harris, entra nel bagno. Apri la porta ed entra nel bagno. Io credo stavolta di aver sentito un gemito, tipo. Ma forse era Alex? Scusate, sto giocando dal bagno. Sì, era lui, lo sapevo. Ho sentito un gemito strano anch'io. Non ho detto niente, ho detto boh. Tipo così? Sì. Sei un cretino. Ma ha fatto prendere un colpo adesso.
Donald Harris, vieni fuori. Dacci un segno. Provate a spegnere le luci. Spegnete almeno la torcia potente, ragazzi. Ma così non vediamo Donald un cazzo. Donald Harris, fatti vedere. No, io vedo grazie alla testa di Nappo, vedo. Donald Harris, fatti vedere. Nappo, guardati intorno che vedo dalla tua testa. Mi stai a far vedere il quadro di caduti di guerra. Ma chi è quell'imbecille lì in mezzo alla stanza che... Ah cazzo, mi sono sbagliata, raga, scusate. Che? In che senso? Ho scattato una foto. Ah beh, che sarà di Doggy che fa il limbo. Esatto. Io esco da questa stanza. Tu sei pazzo? Mi sto a cagare sotto. Fermo. È qui. Perché Iru la sento così ben distinta adesso? Non la sento più col citofono. È perché ha sbagliato. Ragazzi, sento dei passi. Sì, li sentiamo tutti, eh. Stai molto calmo però, eh. Mi sa che sta per arrivare. Sì, credo anche io. Aspetta, metto il diario per terra. Non mi sento più, ragazzi. Adesso no. Ci senti? Ci senti? Adesso sì. C'è stata una sua interferenza. Ah. Donald Harris, scrivi sul diario. No, ragazzi, è una roba inquietante, però io sento dei rumori qui fuori dal furgone. Cioè, è possibile che sia venuto qui? Cosa? Ti prego, no, non esce fuori dal... Non esce fuori dalla casa. Il mio rilevatore non trova assolutamente un cazzo. Secondo me fa là. È cinese. Ragazzi, lo sento. Cammina. Oh no, cosa senti, Iru? lo sento. Sta camminando, ragazzi. Allora, io ho la torcia, come potete vedere, che lampeggia... Sì, perché lui è accanto, in quest'altra stanza sta. E allora io esco. Aspetta un attimo, aspetta. Eppure qua non ci sono temperature... Cioè, solitamente la temperatura è bassa in presenza del fantasma, invece qui è alta. Non è detto tempo. Ciao, via aerea! Buonasera. Guarda, io credo che sia qui nel corridoio. Proviamo a chiamarlo. Vai. Vabbè, però aspetta, raccogli il diario e buttaglielo qua nel corridoio. Ragazzi, mi sentite adesso? Sì. Sì. Ok, allora tu dici che lui non può uscire dalla casa, ma io ero Oh, raga, qui. Sì, direi che proprio che è qui. Alex sta parlando da solo. Oh, io, shit. Io non la sento più e vedo la vedo lampeggiare. Ho sentito dei passi ben distinti a sinistra. Ragazzi, ho sentito dei passi dietro di noi, in questa parte qua. Credo che sia in questa stanzetta piccola. Sì, anche secondo me qua a sinistra della porta del bagno, uscendo. Ragazzi, non so se voi mi sentite, ma non è di dove siete. C'è qualcosa. Ah no? Mi sentite? Sì. Ah, okay. Ti sentiamo tu? Ok, ragazzi, allora io sono appena fuori dal furgone e mi sfarfalla la torcia qui nel cortile. Cosa? Ok. Ma mi sa anche qui a Iru, eh. O è qui vicino all'ingresso. Allora proviamo ad uscire. No, ma fuori è impossibile, no, raga. Fuori non penso, perché effettivamente fuori non ha molto senso, però deve essere qui vicino a questo lato della casa, perché mi sfarfalava la torcia e non mi sentivate, continuava a creare interferenza. Allora ragazzi, lui secondo me fa il giro in quella parte del corridoio tra le tre stanze. Aspettate che... Che non può essere di corridoi qui fuori? Cioè qua intorno alla No, casa. No, sicu-
Fuori sicuro al 100% che non può essere. Vado ad accendere un attimo il generatore che l'ha spento. Che sopra mi pare. Cazzo! Sì, io ti sento, Iro. Lo senti di me? Bella, Alu. Secondo me è qua sopra. Raga, non riusciamo a fargli una foto. Non riusciamo a scattare una foto, a vederlo. Eh no, continuo a fare interferenze, io non vi sento più, lo sento camminare ma non lo vedo. Aspettate un attimo, potrebbe essere qui sopra. Qua alla mia destra però. Ma lì nel cesso c'è una luce accesa, scusate. Sì, qualcuno ha messo la candela qui. L'avevo lasciata io prima. Ah, ok. Accucciate zitti. È vero, quando lui fa i passi dovremmo stare zitti e accucciati da qualche parte. Oh, ciao Viera, buonasera. Ma dov'è il generatore che non mi ricordo più, raga? È giù. Io non l'ho visto. Come giù, cazzo? Io sono salito apposta perché pensavo che era qua sopra. Raga, la luce. Ha preso me. Oh no, raga, mi sa che era il ventilatore. Ma sta per il ventilatore. Ma chi ha preso Doggy? Oddio no. Ha preso Doggy? Sì, ha preso Doggy. No. Sentiamoli così, ragazzi. Davanti a me. L'ho visto. L'ho visto la videocamera. Madonna. Ok, che ci consigli di fare, Alex? Non cagarmi addosso. È gravissimo, hai visto già riempiendo mutande. Allora. C'è Alex che non... ha preso anche Roma! Ha preso anche Roma! Che brutto! L'avete visto? È bruttissimo! Cosa cazzo faccio, raga? Sono senza luci, se non ho un cazzo. Aspetta, andiamo a sentire Roma. Come cazzo non riesco... Non riesco... Tieni col muto sinistro, vengo ad aprirti! Oh mio Dio! No, raga, voi non potete capire, mi stavo cagando sotto tantissimo. No, ma che fa? Nappo? Siete matti come dei cavalli. Nappo, io lo sono visto, però non ho veramente indizi. Cioè, questo non... Che fa? Tiriamo una monetina? Io non ho visto niente. Cioè, io ho sentito la sua voce vicinissima a me e ha preso Iru. E prima ha preso Doggo. Però il problema è che noi dovremmo mettere degli indizi nel giornale, ma non sappiamo, cioè non andava l'EMF, non abbiamo visto i passi, non funziona la radio, cioè che famo, tiriamo un dado verde e scegliamo. Io ho avuto un picco, da verde, ho avuto un picco rosso, un secondo e poi è tornato verde. Allora, quando picco rosso è l'EMF5, probabilmente. Sì, erano tutte e 5 accese le luci. Allora, premi la J. Vai all'ultima pagina. Nel frattempo io vorrei fare notare Iruma che gira e guarda cose, tocca computer da morta. Questa è Iruma, questa qui con la camicia bianca. Cioè lei va in giro e fa cose nel frattempo. Sul libro ha scritto MF5. Ha scritto sul libro Nappo, non è? Sì, l'ho messo, ma mi senti? Sì. Ok, sì, ho messo MF livello 5. Ok, poi se tu metti tutte e tre le prove, ti dice alla fine esattamente che cos'è. Ma noi non abbiamo altre prove. No, stelle di luce non ne ho viste, temperatura di congelamento niente. Senti, io azzardo un'impronta digitale che non abbiamo mai visto e
diciamo che era un... aspetta, un Ravenant, una Banshee, andiamo a leggere. Ravenant e Banshee. Un Ravenant è lento ma violento. O la Banshee. Cacciatore naturale. Le attacca uno alla volta e la uccide. Potrebbe essere una Banshee. Ha paura del crocifisso. La buttiamo sulla Banshee. Napo. Però, ma anche il Revenant, se guardi, è lento ma violento. Ma violento fantasma che attacca indiscriminatamente. E ci può stare. Se però tra gli obiettivi avevamo elevata quando dalla caccia. Perché io non l'ho visto questo stronzo. Però tra gli obiettivi avevamo evita che il fantasma ti dia la caccia con un crocifisso. Che noi non abbiamo fatto perché così fesso abbiamo pensato bene da genialoni di lasciarlo a casa. Colpa di Ruma, tanto è morta, che ci frega, lo doveva portare lei il così fesso. E Ruma starà parlando. Starà bestemmiando fortissimo. Tu perché hai riattivato il Discord, ti sentiamo, no? Sì, 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 esatto, lui lo sentiamo perché ha riattivato Discord, ma in game non lo sentiamo. Maledetti, maledetti. Tra l'altro sento i morti che mi parlano. No, capisco. Sono già impanicato malissimo. Dai, selezionate un cazzo di fantasmi e andiamo. Andiamocene. Fai la Banshee, che secondo me il fatto del crocifisso è una Banshee. O metti coso e vediamo, boh. Ah, ma quindi ci stiamo a parlare in questo momento, scusate. Buonasera, Eruma, no, ben arrivata. No, veniva troppo da ridere perché ve lo fa vedere che mi dovevano esorcizzare in questo momento. Sì, okay, io ti vedevo, ti vedo. Oddio mio. Comunque, raga, era orribile. Era un Revenant. Brutto. E avevi ragione tu, era un Revenant in realtà. Sapete, ragazzi, che avevamo le foto anche, insomma, che sono rimaste lì, ovviamente. Eh sì. Ah, ok, scusate, avevo ancora il Discord. Certo. È colpa di Napo che ha detto che le foto lui non voleva tornare a prenderle. No, ma io ero senza luci, raga, mi stavo cagando sotto. Cioè, io stavo infartando, voi non potete capire. No, no, però le fotografie ce le ha valutate comunque. A me ha dato 15 però, dollari di fotografie. Però era un ciccione bruttissimo, tutto aperto. Ma io l'ho visto. Io l'ho visto. Perché in realtà quando tu sei morto, Nappo ti ha inquadrato con la videocamera, col capture, e quindi sì, l'ho visto che ti uccideva. Allora, il crocifisso lo porto io stavolta. Oh, ma il crocifisso, dai. Devo fare continua? Faccio continua. Sì. Esperienza sì. Acquisita 15 XP. Wow. Ah, ottimo, ottimo. Ok, va bene. Ah, madonna mia. Mamma mia, che infartata, ragazzi. Che infartata. Allora, torcia potente. Non abbiamo fatto una bella figura, però. Cosa? Non abbiamo fatto una bella figura. No, abbiamo fatto una figura di merda come primo giro. Perché deve essere diverso. Vabbè, selezionate un altro incarico, dai. Non so chi, qualcuno di voi ha seleziona contratto. No, io non ce l'ho, credo Nappo. Allora, forse Nappo? Sì, seleziona contratto, sì. Vai. Vai, selezionane uno. A caso di quelli che mi piacciono di più. Ma clicchi, leggi un po' che cosa ti propone e decidi. Ah, ok. Sicuramente ti darà qualcosa di basso. Difficoltà amatoriale, sì. Difficoltà amatoriale e... difficoltà amatoriale, tutti e quattro. Guarda il numero di player. Allora, dimensione squadra raccomandata 2. Questo qua, dimensione squadra raccomandata 2. Questo raccomandata 2. E raccomandata 2, tutti quanti. Va bene, okay. Vai, vai. C'è di ne uno. Vai. Street House, Grafton Farmhouse, Roadhouse. Dicono in chat la prima è per farsi le ossa. Dopo. Vai tranquillo. La prima, no, scusate, le ossa che... se sono fatte, ogni tanto... se le fatte Raven alle ossa, quelle ce di l'abbiamo. Dongo e di Ruma. Ce l'abbiamo? Vai. Vengo a mettere un pronto. Io due crocifissi l'ho comprati per andare sul sito. Due, cazzo, sì, così almeno mi sembra un po' eccessivo. Guarda che non mi prende il pronto. Ah, adesso sì. Te spaventati? Sì, sì, sono spaventatissimo, si vede, dalla faccia. Ok. No, vi prego, levate ste robe. Ok, raga, mi muto qui, Ok. Eccoci. Ci siamo. Buonasera, squadra. Mi sentite? Salve, buonasera. E? Ma chi è?
quello stronzo di Alex. È il fantasma. Allora ragazzi, scatto una foto al fantasma. Pulisci l'area dei pressi del fantasma con l'incenso e rileva una stanza sotto i 10 gradi, quindi serve un termometro. Ce l'ho preso. Ok, io anche Giorgio Garcia settimana scorsa infestava un'altra casa, eh. Ma quel dildo bianco lì sotto cosa sarebbe? L'incenso. Prendilo, perché nel caso in cui non dovesse piacere al fantasma lo puoi usare tu. Un po' me. Sì, Joseph... dipende l'incenso, dipende anche un accendino, se no non lo puoi accendere. Ciao, memento. Vincenzo l'ho preso. Ma qualcuno si segna Joseph Garcia, per favore. L'ho fatto, come okay. Sempre. Andiamo? Sì, serve altro, torce, vedo torce lì, la prendo. Certo. Quella piccola o quella mega? No, allora, se prendi quella piccola è quella raggi UV. Ah, ok. Allora prendo quella mega. Quindi, che comunque qualcuno dovrebbe prendere, i raggi UV li dovreste prendere ogni tanto. Io ho la torcia, quella super mega forte. Io no. La torcia, devo prendere la torcia. Allora la prendo io, quella ultravioletta la prendo io. Vai. Allora ragazzi, prima cosa, termometro. Appena troviamo sotto i 10 gradi siamo nella stanza dove c'è il fantasma. Siamo nella. Seguitemi. A posto. No, almeno ho una luce e sono già 5%. Ma dove cazzo stai? Sono in cucina, stai calma, in cucina sono. No, sei andato, hai visto. Chi ha la torcia, ragazzi? Io. E il termometro? Io. Allora attacca il termometro. Perché Alex non lo sento con la voce citofonica? Perché sto usando la chat locale. Ah, ok, perfetto. Però se preferisci uso quella citofonica. No, era solo una delucidazione. Quando chiami il fantasma dovresti farlo con la chat questa qui, quella locale. Ah, non con l'altra. Ma è uguale, è uguale. No. Come no? Come si chiama il fantasma, raga? Te lo dico, Joseph Garcia. Joseph Garcia. Joseph Garcia, ok. L'abbiamo già chiamato quattro volte. Comunque. Quindi poi devo lasciare giù l'incenso a terra quando. Quando si manifesta tu dovrai accenderlo. Hai preso anche l'accendino? Sì. Ciao Eris. Ok. Dove c'è? Secondo me, ragazzi, è al piano di sopra. Sì, dovrebbe essere al piano di sopra. Ma Doggy, dove cazzo stai? Ah, ok, ti vedo. Qua, sto salendo al piano di sopra. E i Ruma. Certo, sì, dai, facciamo che sono io. Come se non lo sapessi, io è quella grandissima bestia di Claudio. Questo bagno aveva le luci accese così, de botto. Raga. E? Ok, lo sento. Quindi è qui. Sembrerebbe di sì. Fatemi controllare l'ultima stanza, però. Un segno. Oh no, di già. Joseph Garcia, manifestati. Dacci un segno. Con che voce teatrale glielo chiede poi? Ragazzi, metto un sensore di movimento qui, eh. Ragazzi, ho lanciato l'oggetto per terra, non lo trovo più. Vabbè, tanto abbiamo capito che era qua, giusto? Sì, brava. Perdici l'attrezzatura, allora, che ci costa. Cazzo, non lo vedo perché c'ho la torcia dei ciechi praticamente.
C'è il treno in cazzo! Cosa... cosa dovrebbe essere? Va che io non la rubo l'attrezzatura, hai capito, Iruma? Io la pago, ok? Anch'io la pago, grandissimo! Scusate, dove erano le scale per scendere? Con al buio. Qua. Qui, qui, qui. Grazie. Iru, hai visto se ci sono tracce ematiche da qualche parte? Sì, sto controllando ma non trovo un cazzo. Seguo Alex che vado a prendere altri oggetti. Io ce l'ho quella potente, Pierre. In realtà l'ho messa a disposizione per tutti. Dove tu stai? Sono al piano di sopra. Ok. Allora, il termometro lo droppo un attimo perché tanto... Ma ascolta, ma se l'abbiamo sentito qua, ha senso mettere l'incenso qua? No. L'incenso lo devi mettere quando si manifesta. Comunque tra 30 secondi si manifesta perché si incazza. No, raga, non potete capire che è successo. Allora, praticamente io avevo buttato quell'oggetto per terra e ne ho preso un altro in mano. C'ho una specie di... sembra un cellulare. Ma non è quell'oggetto, ma come ho fatto a prenderlo? Perché hai buttato uno e ne hai raccolto un altro, semplice, proprio esattamente elementare. Ma perché si possono raccogliere gli oggetti in giro? Sì, certo. Ma io ho sentito un verso da sinistra, lì dove c'è la camera, ma... È questa la stanza? Sì, sembrerebbe almeno. Metto... Ma la temperatura l'abbiamo rilevata sotto i 10 gradi? No, la temperatura no, no. Aspetta, è normale. Era giallo, Iru. Allora ce l'ho io lo strumento. Lo strumento segnava... Raga, guardate il diario. Le lucine gialle, tutto. Ragazzi, guardate il diario. Mi sa che qualcuno ci vuole morti. Vabbè, intanto possiamo metterlo già come indizio nel diario. Occhio, sensore di movimento, ragazzi. Ah no, EMF. Ho messo il sensore di movimento, è lì fuori. L'EMF ce l'ho io. Lo vedi là il sensore di movimento? Regà, lo metto nelle prove trovate. Sì, diario spiritico. Sì. Diario... dove cazzo è? Libro spiritico? Sì. Sì. Ok, fatto. Comunque le MF non va oltre il 3, tipo. Voi mi sentite? Ok, allora, io non vedo un cazzo di nessuno. Ma prendi una torcia, Cristo! Madonna, che è sto rumore che ho sentito? José Garcia, dacci un segno. Cazzo sta facendo, Iru? Andiamo. Piazzate delle camere per le orbs. Sì, adesso le piazziamo, dai. Sì, però tu stai molto calmo. Una è già piazzata, io l'ho piazzata là nella camera, ma non le ho guardate prima, ma non ho visto niente. E tra l'altro lei ce l'ha davanti, tipo, e non sta guardando un cazzo. Ma certo che sto guardando, coglioncione. Coglioncione? Non l'avevo mai sentito. Di sanità. Vabbè, dai, stai bene ancora, Nappo. Sì, hai un piede nella fossa, ma tranquillo, stai bene. Mettiamo altre telecamere, va. Qualcuno torna dentro con me, per piacere. The Doggo, vai dentro con Alex. Ecco. Sì. Io fuori, vengo dentro, cosa fa? Ma dobbiamo rilevare sta temperatura. Se porti una lampada UV, vediamo, perché ho messo giù il sale, ma ci vorrà la lampada UV per vedere se... Ce l'ha... Cazzo, ce l'ho io, ce l'ho! Vieni, allora. E dagliela! Joseph Garcia! Madonna. Facciamo ridere i polli. Joseph Garcia, se ci sei dacci un segno. Guardo dalle telecamere. Ma vedo un'impronta sulla porta del bagnetto lì. Ragazzi, ci sono delle impronte. Oh merda. Sì, sì, guardala lì. Sì. Figa. Qua nella porticina. Foto ragazzi. Foto con la lampada UV sulla porta. Ragazzi, fate la foto. Io non le vedo comunque, ma non le perché vede. Sì, venite qua. Ecco, dove c'è Alex?
credo. Qua nella porta, qua. Vai nella porta lì del bagno, illuminala con l'UV. Vabbè, comunque è impronte digitali, no? Sì, però fategli la foto. Ah, ecco, ora le vedo. È proprio lo stampo di mano. Non le vedo. Sì, io l'ho vista con l'UV prima, verde. Anche sulla porta d'ingresso di quella stanza qui. Torna lì. Però le foto, in foto non si vedono, raga, non si vedono in foto. Madonna, ragazzi. No, ancora no, via aerea. Non so già che fine fa. Ma se ce ne andassimo, perché secondo me abbiamo tutte e tre le prove. Ma non so se queste valgono come impronte digitali. Queste qua, sì, queste manate. Queste sono le impronte digitali. Mica c'è una manata. Sì, ma quelle valgono secondo me, raga. Le abbiamo trovate. Però non abbiamo la temperatura. Vabbè, mi immolo per... Madonna, che ansia. Ma scusate ragazzi, ma le prove non sono libro spiritico, impronte digitali e MF livello 5? No, livello 3. Non è livello 5, è livello 3. 4. Ok. E dovevamo rilevare una temperatura inferiore ai 10 gradi, ma... Ma non si rileva. Cerchiamo il terzo indizio. Io lo so che la temperatura... No, aspettate, la spirit box l'abbiamo lasciata nel furgoncino, no, giusto? No, l'ho provata, forse ce l'ho, aspetta, ma non... Ce l'ho. Parlagli. José García, dacci un segno. Nulla. García, dacci un segno. José García, se sei qui, parlami alla radio. Che sta venire, raga, qui noi non vediamo niente. José García, se mi senti, prendi prima Doggy, dateci qualche istante. José García, vieni fuori. Cazzo, è Beetlejuice, qua c'è un osso. Chiamalo tu tre volte, foto l'osso. Cazzo, fate le foto, raga. No, ragazzi, quando mi perdo così che non trovo più l'uscita, so già come va a finire. Io ti vengo incontro, Alex. Della camera. Alex, io sono all'entrata, sotto la scala. Ti ho anche illuminato la scala. Aspetta, sono bloccato in un bagno. In un bagno? Vedi tu? Ah no, sono uscito in un corridoio. Ma è... Dai, ti ho illuminato la scala. Camera. Ma no ragazzi, ha tolto la luce, Cazzo. Ah, vedo una luce. Questo è Doggy. Vieni, Ali. Ale. Vado con Doggy. Dai che ti illumino. Ma ti illumino di mezzo. Dobbiamo sempre rilevare sta cazzo di nappo sulla lavagna. Ti dice che abbiamo rilevato la temperatura inferiore ai 10 gradi? Negli obiettivi. Una stanza sotto 10 gradi Celsius con un termometro. Ma dovrebbe esserci una sorta di spunta, qualcosa? Diventa grigio chiaro se l'abbiamo fatto. No, allora sono tutte e quattro nere ancora. Abbiamo fatto mezzo obiettivo. Abbiamo fatto un cazzo. Scatto una foto al fantasma, pulisci l'area usando l'incenso. È vero, Nappo, che fai qui? Devi venire con noi con l'incenso. Ma tu mi hai detto che finché non si manifesta... Se quando si manifesta sei qua in garage a fatti le pippe, però... Sei pure tu. García, vieni fuori. Dove siete, raga? Ok. Io sono su. Aspetta, García... Dacci un segno, un sogno. Torniamo nella stanza e quando sentiamo Ragazzi, non riuscite a mettere un'altra telecamera nel corridoio prima della stanza dove siete adesso? Sento, aspetta. Appiccia l'incenso. Lo devi fare. Aiuto! Cazzo, ragazzi, è chiusa la porta, ma vaffanculo, Alex.
C'è passato accanto. Mamma mia, ragazzi, mi ha alitato in un orecchio. No, troppo paura. Però io non l'ho visto dalla telecamera. Per accenderlo, regalo, l'ho lasciato qua a terra. Lo devi tenere in mano. Non l'hai visto? Prendilo in mano e clicca al destro. Io dalla telecamera non l'ho visto il fantasma. Sì, perché ci ha chiuso la porta, Cristo di luna. Fai F. Neanche. E? Una minchia. Zero, se faccio il giro butto a terra. Che stanno facendo con sto caos? Oh mio Dio. Questo ci incula ora. Che cos'è questo? Ve lo dico io. Nappo dietro una sedia, guardalo. Nappo? Mi senti? L'ho visto! L'ho visto davanti a me! Ormai ci inculerà male, ragazzi, ve lo dico io. Eccolo! Oh no, mi ha preso! No! Scappo, io scappo fortissimo. No, cazzo, ma perché? No, ce l'ho. Cazzo. Ah, raga, l'ho visto, era davanti a me. No, sai che ha ammazzato Doggy. Sì, ha ammazzato Doggy. Si ha preso Doggo. Vengo a salvarti, Nappo. Davanti a me, avevo una minchia di paraia in mano. Sono rimasto appeso lì sopra. Il solito ciccione, scusate, poi. Scusate, raga, sì. Una domanda. Nappo, vieni. Mi sentite ancora? Sei qua, Nappo, vieni, che ce ne andiamo. Mamma mia. Non voglio morire. Che paura. Allora, raga, io sono riuscito a accendere l'incenso quando ce l'avevo davanti. Non chiedetemi come ho fatto. Si è grande, infatti abbiamo fatto l'obiettivo. Che stella, raga. Raga, apriamo il giornale e mettiamo le prove che abbiamo, che sono impronte digitali e libro spiritico, e poi andiamo per deduzione. O uno spirito o un revenant, raga? Raga, scusate, era quello di prima. Doggy è un revenant per forza, aveva tipo una mannaia in mano, una roba del genere. Sì, era come, sì, era uguale a quello di prima. Ah, praticamente preciso. È libro spiritico, impronte digitali, e come prova, la prima prova qual era? No, lo uguale, o li metti, cioè se, anche se li metti invertiti, lo stesso. Che abbiamo trovato qual era? Non c'era. Ce ne manca una. Ah, non c'era. Non c'è, no. Perché allora le MF di livello 5 non le abbiamo mai rilevate, è arrivato al massimo a 4. Ok. Tanto la spiritica non mi ha mai parlato alla radio. Sfere di luce io non ne ho mai viste, e anche tu hai guardato la telecamera a lungo e mi sembra che le sfere di luce non le abbiamo mai viste. No, le sfere di luce non c'erano, c'era. L'unica altra cosa sarebbero le temperature di congelamento, ma non siamo mai riusciti a rilevare meno di 10 gradi. Non c'erano. E quindi niente, mettiamo nessuna prova e ragioniamo su questi. Quindi può secondo essere me è Revenant, super... raga. E via di Revenant. Che dite? No, proviamo. aspettate. Che dice Revenant? Se è come quello di prima, a questo punto è un Revenant. Lento ma violento, attacca indiscriminatamente, diventa veloce quando dà la caccia, viaggia a una velocità. Nascondersi nel Revenant lo farà muovere molto lentamente. Altrimenti l'altro era? L'altro lo spirito. Era lo spirito. Aspettate. Spirito è il fantasma più comune, potente e pericoloso, di solito sono scoperti in territori di caccia. È lo spirito allora. Usare l'incenso su uno spirito ferma gli attacchi. Sì, potrebbe lui, essere lo spirito. Ciao Ina. Però le prove sarebbe scatola spiritica. Lui ha la scatola spiritica, non se l'è proprio mai inculata di pezzo. E forse perché dovevamo insistere, Ale. Può essere certe volte. Probabile. Proviamoci. Vabbè, dai. Proviamo, dai. Scatola spiritica e spirito. Almeno okay. Esce. Vai. Allora, quindi è spirito. Comunque... Sì. Comunque sta di fatto che non ho capito come minchia si accenda questo incenso. A me sembrava che basta che tu hai in mano il coso e lo fai col... Comunque adesso sì, mi portiamo un paio. L'aveva scritto, infatti, il diario. L'aveva scritto. No, sì, scusate. Sì. Ah, sì, l'aveva scritto. Sì, sul diario c'ha scritto muori. Sì, era lui, perfetto. Cioè, sarà una parola sola, né? Però tasso culturale è quello che è. Ci siamo, ragazzi. Allora, chiudiamo il giornale e andiamo. Chiudete il... E poi domani c'è il funerale di Doggy, eh?
Secondo me si è incendiato dalla paura il mio Vincenzo qua. Pronti? Ragazzi, non vi presentate al mio funerale senza un fiore che non marcisce. Come si fa a chiudere sto portone? Cliccateci sopra, ragazzi. Ah, ok, me l'ho ecco. Fatto fare. Fatto. L'incenso devi avere l'accendino e poi premi F, dice di solito. Sì, però non... Certo non che fare un gioco dove interagire con le cose devi o premere il sinistro, o premere il destro, o premere F. Finito! Per sì, che quando grandi, hai bisogno... Ragazzi. Grandi! Uè, sono... Ah, scusate, qual era l'obiettivo 2? Che non siamo riusciti l'obiettivo a... L'obiettivo 2 era rilevare una temperatura sotto i 10 gradi. E l'altro, l'obiettivo... Fotografarlo. 4, fotografarlo. Ah, non ce l'abbiamo fatta. Va bene, dai. Va bene, ragazzi. Ah, tocca non sempre a me. Tocca sempre a me selezionare il contratto. Vai. Vediamo un po'. Amatoriale. No, cazzarola. Amatoriale. Doggo, ricompri la torcia quella da elmetto? Il casco con la telecamera, dici? Se puoi, sì, perché era molto utile. Tutti amatoriali 2, tranne uno che amatoriali 1. Da solo col cazzo che ci vado. Allora facciamo Grafton Farmhouse. Consumo direzione, non si può acquistare casco con telecamera. Ricordatevi di aggiungere i vostri oggetti alle cose che portiamo dietro. Allora, che può servire, ragazzi? Io non posso aggiungere ancora nulla. Allora, portate dell'incenso e del un crocifisso. Il lettore EMF non me lo aggiunge, forse perché non c'è un livello troppo alto. Un crocifritto. Lo porto io. Il lettore EMF non ci serve un cazzo adesso, uno solo ci serve. No, volevo aggiungermi un qualcosa, ma non posso aggiungere niente. Vabbè. Allora, intanto vediamo che cosa abbiamo. Lettore EMF, torcia elettrica, fotocamera, 2 accendini, una candela, luce UV, ne abbiamo una sola. Servirebbe un'altra luce UV magari? La prendo io. No, ma aspettate, ma queste cose... Aspetta, il lettore MF e la torcia UV, dico, secondo me ne basta una sola, di entrambi. Io ho, come si dice... Un crocifisso serve. Ho una valanga nel mio setup, ho una valanga di tre piedi e una valanga di fotocamera, ne ho due. Una domanda, ma la scatola spiritica come funziona? La scatola spiritica è una radio, tu la accendi, te la tieni in mano e chiami il fantasma e a volte ti esce scritto quello che lui fa, ti dice tipo muori. Ne basta una, giusto? Ne basta solo una? Ce l'abbiamo? Sì. Abbiamo due. Ok. Un bell'asilum, adesso non è possibile via aerea perché sta scegliendo Napo che è di livello basso. Se capita nuovo a me di selezionare un contratto, allora ve lo... Beh, le pillole io le faccio vedere. Comunque, servono sempre. Le pillole sono per la sanità mentale, sì, effettivamente servirebbero. Io l'ho presa, una confezione. E aggiungile. Aggiungile? Il casco con telecamera che ancora non posso prendere, ma tanto l'avete acquistata voi, quindi... L'ho messo io. Va bene, io ho messo pronto. Sì, mancano le due pillole, però. Ma l'ho prese. Le acquistate, ma non le hai aggiunte. Ah, fuck, è vero. Dove stanno? Eccole, perfetto. È molto calmo. Ok, pronti. Vamos. Vamonos, muchachos. Hello? Fantozzi, è lei? È lei, signor Fantozzi? Sì, si chiama Nancy Garcia, questo spirito. Ma sono tutti Garcia, sono tutti messicani. Cani di sicuro. Allora, scopri di che tipo di fantasma si tratta. Pulisci l'area nei pressi del fantasma usando l'incenso. Rileva una stanza sotto i 10 gradi Celsius. Trova la prova del paranormale con il lettore di EMF. Le solite cose, insomma. Sì, voglio fare la temperatura io. Raga, ma dov'è il coso con la telecamera? Qua, a sinistra. No, che ti ho rubato la temperatura. Va bene. Io setappo le telecamere, eh. Ho spento Discord, ragazzi. Sì, allora io prendo il lettore MF, dai. Siamo in New Messico? Ho preso un cazzo, ho preso solo il termometro. Cosa prendo? Il crocifritto?
Sì, prendi un crocifitto e un... Ho fatto una fotografia al coso, vabbè. No, allora, ragazzi, siccome io metto giù le telecamere e poi torno, chi è che ha il libro spirituale? Ce l'ho io, l'ho preso io. Buttalo pure in terra che lo prendo io, che lo mollo lì e poi me ne vado. Ah, lo prendi tu? Ah, va bene, sì, ok. Così ti libero uno spazio. Allora, queste qua sono ancora le pillole, qua sotto questi barattoli blu cosa sono? Neri, blu. E sale. Allora io ho preso la lampada ultravioletta. Ah? No, dicevo, è il sale, il barattolo blu, lo metti in terra e se a volte okay. Il fantasma o lascia le impronte o è uno strumento okay. Di difesa. Perfetto. Sento un appo silenziosissimo. No, ci sono, sono ansioso ma ci sono. Andiamo, dai. Nappo, devi andare avanti tu perché hai il termometro, lo sai, no? Purtroppo. Ma non ho preso la luce, però come cazzo faccio ad andare avanti io? Ci sono io dietro di te. La GoPro ce l'ha Iruma, ragazzi. Sì, ce l'ho io. Okay. Abbiamo il termometro in mano? Abbiamo sì. Tutto in mano. Ce l'ho io. A posto. Io c'ho tu... Vuoi sapere cosa c'ho in mano, Ale? No. Per Dio, no. Vai, Nappo, entra in tutte le stanze e misura la temperatura. Ok. Ce la puoi fare, io credo in te, Nappo. Sono io che non credo in me, sai. Dove siete, però? Siamo accanto a te. Siamo qui, tutti qua. Che faccio a vedervi? Sì. Sì, Nappo, meno ansia, però, eh. No, raga, la porta intanto, è bloccata, Intanto, è allora, aprite... Apritela al contrario che siete due decelebrati. Senti, stai molto calmo, Comunque non potete capire prima perché mentre il tizio uccideva con l'ascia Doggy, la porta d'ingresso era chiusa a chiave e non si è sbloccata finché Doggy no. Volevo scappare e non potevo uscire perché la porta era chiusa a chiave. No, non mi prego, non mi dire queste cose. Nappo, stai controllando la temperatura, no? Sì, ma barcolla tutto tra 14, 15, 16... 15. No, niente, deve scendere sui meno. Sui 10, a 10 già... Deve scendere sui meno, che lingua è, Doggy? Ragazzi, qui c'è una porta, apriamo anche questa. Che lingua è? c'è ragione, ovviamente. Che cosa gli vuoi dire? Questo italiano un po' così. Tutti insieme sulla porta. Tutti attaccati! Qua sono 13, 16, 15. Ormai praticamente siamo una sola entità. Ma perché lì c'è la luce accesa? Ah no, perché luce fa la foca. Ragazzi, non fate più quel giochetto con le luci, eh. L'ho fatto io. Ma avete fatto prendere un colpo. Come siamo, Napo? Ancora niente. Ma scusa, ma qui ci sono altre stanze, Nappo, che fai? Le salti, scusami. Ma io sono senza luci, raga, come faccio a vederle? Vieni qua, seguimi. Ma non potete fare che Nappo... Sembra che gli stanno a fare marachelle, purello. Che Nappo va avanti e voi lo illuminate. Ma è quello che stavo facendo prima. Ancora nulla qua. Apri questa porta. La porta. 16, 13... 16, 14, no, niente. Piano di sopra. Aspetta, c'è un'altra stanza, mi sa, qui uscendo da questa. Vieni qua. Ma sbaglio o ho sentito un sospiro? Ragazzi, ho sentito qualcosa, eh. Qua davanti a me, ragazzi, davanti a me. Mi è andata giù di botto sotto zero. Sì. Ok. Sotto zero, tipo meno 3. Ok, mi illuminate un po' in giro che trovo un posto dove mettere la telecamera tipo qui. Oh, qua, se miro qua mi dà meno 9,7. Ok, a posto, allora è qui. Però l'EMF è a zero, Adesso è tornata a 15. Io non vorrei dire nulla, ma a me non mi segna nulla, ma credo che forse sia nella stanza. Anche perché ho sentito un mezzo sospiro prima. Sì, secondo me stai dicendo una stronzata, capito? Secondo me tu sei coglione, lo sai. Metto giù un libro spiritico, Vai, prova. Se mi ricordo come si mette giù.
Vado a prendere altre robe in macchina io. Non tornerò mai più. No, ma sai cos'è sta roba? Che poi oltretutto la gente... Ma certo che mi piace essere insultato, è normale. È una sorta di feticismo il mio. Ti prendi gli spaventi perché vedi tipo la faccia da... Chiunque gioca con me mi insulta, non so se ve ne siete d'accordo. Può essere. Oh no, eccolo il fantasma. Sono all'ingresso. Doggy, adesso li faccio caca sotto, aspetta. Ragazzi, no, voi non mi potete fare una cosa del genere. Vado a prendere un accendino, aspetta. Ragazzi, vi prego no. Questo è il Roma. Sto morendo, io non riesco a muovermi da quanto sto preoccupata. È fastidiosissimo, tra l'altro, questa è veramente fastidiosa sta cosa. Mamma mia, grazie a Dio, siete arrivati. Dio ti ringrazio. Aspetta, raga, aspetta. Iru, si è accesa la luce dietro di te. Cosa? Ti giuro su Dio, la luce... Vedi là dove c'è quella... Doggy, vai dentro. La lavatrice. Si è accesa la luce. Ok. Vai dentro, Doggo, che sto io qui alla telecamera. Va bene. Aspetta, allora... Nappo, ascoltami. Adesso facciamo una bella cosa. Io vado un po' più avanti. Ce l'hai tu la macchina fotografica? No, io ho il termometro, il crocifritto e la luce. Allora, guarda... Ce l'ho io, arrivo. Provo ad andare lì. Qualcosa. Non mi ascoltano più. Ciao, car. Dove mi dava la temperatura bassa prima? Sì, mi ha dato un meno 10. Ok. Guarda, è qui dentro, però l'EMF non funziona. Mi dà ed è freddissimo, nove. Perché ti vede. Come si chiama il... Sì, ma è qua dentro, ok. Come si chiama Ale, il tizio? Nancy Garcia. Sì, ce l'ho io. Hola. Nancy Garcia, dacci un segno. Ragazzi, si è acceso, ho visto tipo un globo dietro. Cos'è che c'è sul tavolo che lampeggia? Non fosse un riflesso del vostro tavolo. Ha lasciato la luce sopra, il neon sopra la vostra testa. Si è acceso. Allora, raga, il diario magari mettiamolo un po' più dentro la stanza, secondo me. È l'intera dietro. È qua dentro, perché mi continua a dare meno... No, sono meno 10, meno 11, meno 9. Sì, Napoli, lo puoi buttare quel termometro, perché basta, non è qui, cioè non si scappa. Eccolo, mi rileva qualcosa. Nancy Garcia, vieni fuori. Ragazzi, è nella stanza, per forza. Accendete la radio. Nancy Garcia, scrivi qualcosa sul diario. Il diario lo metterei proprio qua dentro, però, Nappo. Sì, lo metterei dentro. Nancy Garcia, dove sei? Nancy Garcia, dove sei? Dove ti trovi? Non risponde. Nancy Garcia, scrivi sul diario. Raga, mi sei buggato il libro, come cazzo faccio? Madonna, sei un castico di Dio. Ha scritto sul diario, muori. Perfetto. Quindi per il momento, ragazzi, abbiamo temperatura di congelamento e diario spiritico. Sì. Non vedo globi, ma anche perché seguire la videocamera che c'è in testa io vuol dire farsi venire innusto di vomito. Alex, perdonami, però sai, no, stavo cercando di riprendere quel cavolo di coso, ma non si è buggato. Metto il violino io, che so che... Vai, prova a guardare verso Doggy, ho visto una... Stai ferma lì, guarda, no, verso Doggy, verso la porta, stai ferma lì, globi di luce, ragazzi, abbiamo le... Ok, fuggiamo! Venite via, globi di luce.
cagasotto. Ammalati, merda. Ma come ammalati, merda? Ma perché? Dentro lì a grattarti le palle, maledetto. Io la voglio fotografare, ragazzi. Ma tu sei folle. Aspettate un attimo, fatemela fotografare. Dovresti solo portare l'incenso, Doggy. No, non siamo in beta, Pierre. Cosa, cosa? L'ultimo obiettivo è fare l'incenso. Aspetta, Se tu vieni... Allora, aspetta che io butto via sta roba. Prendo questo. No, è uno Yurei. È uno Yurei per forza. Hai temperature di congelamento. Scatte la... le cose, la... sfere di luce e libro spiritico. È uno Yurei. Doggy, manca la foto e il coso, l'incenso. Sta buttando un sacco di cose a terra. Dove stai, Doggy? Sono... Come fai? Allora, in realtà... Qui. Nappo dovrebbe tornare indietro e Alex dovrebbe stare con Doggo, perché Alex c'ha 83% di sanità mentale, praticamente. Quindi Nappo ce l'ha basta. Ok. Quindi ti conviene tornare. Io ho acceso l'incenso e è già finito, però, Non mi ricordo più il nome, mi ricordo Garcia, ma non mi ricordo il nome. Nancy. Nancy Garcia. Perché l'incenso è già finito, cioè proprio la roba dura due secondi. Nancy Garcia, fatti vedere. Provate a togliere il sale, raga. Non lo puoi togliere, mi sa, il sale, una volta che l'hai messo. No, non si può. No. Ah, non posso? No, no, una volta che l'hai messo non... Comunque io me ne andrei, ragazzi. Cioè, adesso se tu togli... No, io, raga, la volevo fotografare, però, cazzo. Alex, devi accompagnarlo tu, che c'hai sanità mentale al massimo. Mi spiegate perché gli vuoi fare una foto? Mi date l'altro incenso, però, che se si manifesta almeno uso l'incenso. Guarda, te lo dà, no. Vieni. Aspetta che questo l'ho usato. Ok, questo è bruciato. Doggo, prova a chiamarlo. Allora, se voi rimanete un attimo in silenzio, io faccio il mio lavoro. Dai, cazzo, però. Dai, cazzo, Gianluca. Fotografata, a posto. L'hai presa? Come l'hai L'ho fotografata? Sì, già fotografata, è un bel donnone. Posso? Ma che cazzo stai dicendo? Ma dov'è? È nel soggiorno. Non l'ho vista io. Vieni Ale, tanto abbiamo finito. Boh. Ma tu come fai a tenere la torcia accesa e la fotocamera in mano? Allora, quando tenete un oggetto in mano e avete anche la torcia, premete la T. Ah, e lui te la mette sulla giacchetta? Sì. Ah, minchia, questa è un'informazione che serviva a sapere. Ma pensavo lo sapessi. Perché lui l'ha fotografata, io l'ho vista che... Andiamo a mettermi in incenso, Doggo? Perché si deve fare questo obiettivo ancora? Se vuoi, non è obbligatorio. Dai, proviamo. Aspetta che lascio la telecamera qua dentro. Ah, comunque, Nappo, se tu vai sul taccuino e vai sulle fotografie, te la metti la fotografia con il fantasma. Facciamo una cosa, che io riesci a darmi il tuo elmetto con la videocamera o non si può più togliere? No, mi pare che non lo può... No, mi sa che non lo può togliere. No, ti prego, io c'entro là dentro. No, era che così tu potevi vederlo dalla telecamera. Ah, beh, sì. Ma io se potessi togliermelo volentieri, veramente. No, vabbè, se no mai te lo stai... No, però posso staccare una telecamera dal bagno, tipo, là, dalla stanza. Andiamo così, tu Doggy mi dici se lo vedi e io accendo l'incenso. Proviamo. Mi siete presi le pasticche, raga? Io sì. Io ho messo prese tante di pasticche nella vita. Ma questo particolare noi lo mettiamo. Ovviamente. Ah, okay. Allora, era qui, Alex, esattamente vicino al... qui. Dove siamo noi adesso. Sì, l'ho vista dalla foto, infatti. Guarda che c'è una videocamera lì. Guardatela la videocamera. È vero, qua c'è la videocamera e non ve ne siete accorti che... No, l'avevo messa io. Ah!
Allora, io vedo in questo momento Doggo sopra il sale, possibile? Sì, ma comunque ragazzi, guardate se abbiamo fatto l'obiettivo. Come faccio a capire se... Sì, l'avete fatto, l'avete fatto. A posto. Via Doggy, via, via, via. Correte, correte. Correde. Mi ha chiuso dentro di stanza e ha bloccato la porta. Ho acceso subito l'incenso. Ma guarda, guarda che era nella stanza accanto, l'ho vista io. Allora volevo. Però te l'ha data. Sì, però te l'ha data comunque valida. Boh, sì, l'hai presa. Scopri che tipo di fantasma e boh. Ok, fatto, quindi via. Mettete vai. Tutti gli urei. Sì. Un successone, direi. Posso andare? Vai, vai. Vada. Vada. Ho fatto tutto. Abbiamo fatto tutto, serviva solo una serie di Era uno Yurei. Back. Ah, non abbiamo trovato le ossa. Vabbè, non fa niente, però ci siamo riusciti, dai, sti cazzi. Assicurazione, quella come si sblocca, perdonatemi. Quando muori. Quando perdi gli oggetti. Ah, ok. Va bene, no, quello quindi no. Quindi è meglio. Le ossa. Però bella, raga. È andata bene. Sono stati bravi. Ditemi che non è di nona, può selezionare il contratto. Sì. Sì, è lui. Sì. E allora aspettate un attimo, no, facciamo così. Però è plausibile che sia lui perché è quello di livello più basso, ma gli si sbloccheranno. Fagli verificare, magari adesso una scuola c'è, un asilo c'è. Sì, controlla, vedi? Ci dovrebbe essere anche a livello perché basso. Adesso c'è Napoli livello 2, non è più livello 1. Ma non lo so se gli sblocca già la scuola o l'asilo. Vediamo. Stai controllando Napoli? Sì, ci pagano con le noccioline praticamente. Difficoltà amatoriale, no, ma tutta roba di merda, raga, io. Vogliamo rifare la partita? Sì, la rifaccio io. Vai, la lobby palla, e l'invito. E... Ok, esco. Floppy. Palla floppy. Palla floppy. Bellissimo floppy. Doggy fa schifo. Siamo stati allora, vi do... Siete pronti con il codice? Bella, è andata bene, dai. Siamo vada, pronti. Vada. Gioca. Ma perché sono rimasta sola abbandonata qui? Ma perché? Perché non ti a te non è arrivato, non ti hanno messo il post con scritto che rifacevamo la partita. Cazzo, no. Con chi stavi giocando fino a 5 minuti? Esci nel menu principale. Cosa? Cosa? So devo fare? Esci. Ora ti do il codice. Ti ho detto esci. Ti ho detto levati i pantaloni. Vai, okay. Allora. Vai, cazzo. Ok. Allora, il codice è 37. Sì. 26. Sì. 48. Però stai molto calmo, eh? Ok. Perfetto. Oh, guardate quanto siete belli. Ora levatevi dalle palle che non vedo i contratti. No, adesso me fai mettere tutta la roba che mi devo portare dietro. Scusa, ma Doggo, però fuori dai coglioni, per favore, non si vede niente. Allora, grazie, grazie. Vi sto dando del lavoro, mi dovreste ringraziare. Vabbè. Comunque contro ogni aspettativa di Alex, che diceva appunto che io, avendo il PG nero, sarei quello morto per primo, io sono ancora vivo. Adesso me la sono guppata. Guarda che siamo a rischio ban, proprio siamo al limite, stai calmo. Nulla, ma Doggo è di livello 13. 13 ragazzi. Io non ho detto nulla che possa violare i termini regole del signor Twitch. Un saluto. Salutiamo il signor Francesco Twitch che ci segue. Grande amico di vecchia data. Esatto. Siete pronti? Pronti, dai. Ragazzi, vi dico che siamo... Ah beh, lo leggete. Comunque siamo nella Brownstone High School. Okay. Perché non lo so. Ci studiamo da bambino. No, questa forse vi ho visto farla, madonna, è tremenda. Mi muto. Vai. Hello? E ma sono cazzi. Ti senti euforico? Ho già preparato della roba per questa qui, ma della roba... Guarda questa foto di sta bambina strana in bianco e nero qui. No,
C'è anche Manuel Agnelli qui nella... Guarda, c'è Manuel Agnelli di X Factor accanto. Come no? Manca... Manchi... Guarda, Roma è crashata, sicuro, ragazzi. Dagli un momento in Roma che magari... Sicuro è crashata al 100%, raga. No, non ha ancora caricato, quindi non ti... Adesso ci sei. Ecco, malpensanti. Dilettanti. Linda Williams. Il fantasma ti dia la caccia con un crocifitto. Avere un membro della squadra di paranormale. Crocifitto. Mi fa troppo ridere. Ma perché siamo quelli così stupidi? Un membro testimone di un paranormale è un jolly, praticamente la fai subito. Ok. Devi avere il membro sostanzialmente. Come si chiama la tizia? Linda Williams. Ce l'abbiamo nel metto quello con la GoPro? Io per sì, ne ho portato. Non so se ne ho portati uno o due, aspettate un attimo. Due ne hai portati, grandissimo. Allora, uno in Roma, okay. E uno... Prendetevi gli elmetti qui, ragazzi, mettetevi gli elmetti in testa. Fatto. Adesso aspettate che io prendo la torcia, prendo il libro del paranormale e prendo una videocamera. Io devo prendere l'altra? Madonna, raga, ma è terribile sto posto, ma dove cazzo mi avete portato? No, non ti preoccupare, fidati di noi. Oddio, no, non mi fido per niente. Detto così, no, poi. No, dai, ti prego, dai, raga. Aspettate un secondo, che prendo due appunti sugli obiettivi che dobbiamo fare. Allora, si chiama James Brownstone High School. Allora, uno di noi deve andare in giro con le MF in mano. E un altro. Vado io. Vola qua dentro, già subito per entrare. Allora, una volta attestato il valore di MF, lo butti via e viaggi sempre col crocifisso in mano, eh. Ok, va bene. Vabbè, io considera che io c'ho anche la torcia, quindi... E la torcia, scusami, il termometro. Sì, però, bestia, entra e facci luce, che si vede un cazzo. Io, guarda io, che tu ti sei perso anche questa informazione. Se hai la torcia tra i tuoi oggetti, basta che premi la T e si accende sempre. No, non ce l'ho. Allora non le se non ce l'hai sti cazzi, ovvio, no? Sti cazzi sto par de palle. Stiamo andando a cazzo o abbiamo un piano? No, ce l'ho io un piano. Facciamo prima un'ala e poi l'altra. Va bene. Comunque stiamo in silenzio che magari sentiamo i rumori del fantasma come prima, che capiamo dov'è da lui. Ragazzi, qua siamo scesi a... Ok, è qui. Siamo a 11-9 gradi. Sembrerebbe esserci un basso... 10 gradi, 9. No, ma non sembra sotto qui. Zero, però. No, ma non per forza devono essere sotto zero, eh. Sì, sotto zero è un indizio. 7 gradi qui. È qui. È qui dentro, nello spogliatoio. Ma sei sicuro? È 7 gradi e bassa effettivamente, eh? Comunque, giustamente come dicevi Aerea, il crocifisso se lo tieni in mano non ti salva, glielo devi lanciare addosso quando ti spona il... Ah il... sì, è vero, vero. Metto il libro spiritico qua da qualche parte, ragazzi, eh. Tipo qua sul pavimento all'ingresso. Vai. Direi che tanto andrà sicuramente a chiudere la porta, quindi... Come si fa a posizionarlo? Scusate, ho acceso la luce perché non si vedeva niente. Infatti dicevo, madonna, ma chi è che ha sta luce gigante? No, ma fai un po' come se fossi a casa tua, a tranquilla. A casa mia, sì, perché siamo a casa mia, cazzo. Ma chi ha lasciato la luce? Scrivi sul diario. Ah, ma partiamo così, sicuri al 100% che è qui, eh? Io non mi fiderei di dopo, sì. Comunque. Ma che cazzo dici? Ho visto la temperatura. Ma stai zitto! Linda Williams, shit. Scrivi sul diario. Avete preso una radio? No. La vado a prendere io, dai. Ah, cioè, lui se ne va e ci lascia senza luce, mi sembra giusto, no? Ma perché solo io c'avevo la torcia? Sì.
Hai la luce sulla spalla, eh? Vabbè, dai, dai, utilizzo questa qui ultravioletta, vai, vai. No, vai a fanculo dentro al camioncino. Vai, 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 bella nerd. Grazie per il ride, caro. Non succede nulla. No, la luce sulla spalla tu la vedi perché è parte del dettaglio grafico, ma devi avere preso la torcia fisicamente. Bella Mario. Se ci fosse solo se equipaggiata. Abbiamo 30 secondi ancora per finire il setup dello scenario, poi iniziano i cazzi, eh. Ecco. Oddio Alex, mi metti ansia. No, io non lo faccio mai. Linda Williams, scrivi sul diario. Regalo, tutta la vita che gli è infarto pesante. No, voi non potete capire, questo è matto. Che stai a fare tu con una radio qua? Come si chiama? Non lo so. Mi sono dimenticata, sto tipo... Linda Williams, scrivi sul diario. Linda Williams, e così morirò. È stato bello. Io ragazzi, non lo so perché, ma lo deve ripetere sempre tre volte, sì. Perché è convinta che se lo ripete tre volte le spo... la visuale di Nappo che lo voglio vedere. Ok. Comunque ci avete lasciato qui a me e Nappo, siete due. Sto arrivando, scassacazzo. 3 gradi, figati. Qua, raga, è qui, 3 gradi, 5, 3. Se va sotto zero è indicativo, eh. Perché se va sotto zero è negativo? È indicativo camminare dietro. Ah, ho capito, è negativo. Linda Williams, dacci un segno. Comunque, qua in direzione del diario, perché se io mi giro a sinistra... No, adesso rimane a 3. Linda Williams, dove sei? Linda Williams, dove sei? Perché ho visto una nube strana io? Sì, pure io l'ho visto. Il lettore non funziona, non mi dà praticamente segni di un cazzo di... La nube strana probabilmente è il tuo fiato. Che quando fa molto freddo vedi la nuvoletta del tuo fiato. Ah, ok, ottimo. Ma non Linda Williams qui, ma al piano di sopra. Secondo me non è qua, ragazzi. Voi non volete farmi dormire stanotte, ho già capito. Ma dici che è glitchato il termometro ed è sopra invece che sotto? Ma sì, probabile. Lui effettivamente sta puntando in alto. Ragazzi, riprendete il diario. Io c'ho tutti gli slot pieni. Stavo per dire una cosa, non la posso dire. Dove potevi... Stai calma. Lo avevamo capito, Iru. Oh, è qui. Guarda che è qui. Oh Cristo, di Dio sì. Che è successo? Si illumina. No, io non ho capito perché. No, praticamente qua c'è il... è qui il fantasma, è in questa stanza. Terra, è nel corridoio. Allora sappiate che trova la prova del paranormale con l'EMF è stato fatto. Quindi l'EMF okay. Potete buttarlo via. Se un membro della vostra squadra testimone di un evento paranormale è stato fatto, serve solo evita che il fantasma ti dia la caccia con un crocifisso e poi capire che cos'è. No, aspetta, nel senso che se io adesso ho il crocifisso in mano, io glielo devo buttare addosso se mi attacca. Sì, sì. Non vorrei aver sentito male, ma ho sentito un sospiro io. Aspettate un attimo che... Aspettate che provo a parlarle in... con lo spirit box. Ma che cazzo è, raga? È quel cretino di Alex. Alex, vaffanculo! Ah, ma che esperienza di... No, non ce l'abbiamo, via. Ragazzi. Alex, vaffanculo! Oh, ciao, Marietto! Come cazzo si chiama sta tizia, Nancy? Sì, va bene. Ma si chiama Linda Williams. Nancy era quella di tre investigatrici. Linda
Linda Williams. Linda Williams, dove sei? Linda Williams, scrivi sul diario, Linda, fatti vedere. Fatti vedere, ragazzi, entra nella stanza. La radio deve usarla perché non abbiamo prove. Qualcuno tenga la radio. Ma io ce l'ho accesa, mi fa nulla rilevato. Linda Williams. Hai provato con l'ultravioletto? Magari ci sono in ponte in giro? Esatto, Mario, pensavo proprio quella cosa. Attenzione. Io comunque ho sentito rumore. Non lei, metti ansia e non si fa vedere, un po' più lontano. Ora mi ficco nel furgoncino. Provate a guardare con l'ultravioletto se vedete delle impronte. È vero, Iru, vai in giro con sto cazzo di coso. Allora, e guarda. Sto andando in giro con quello e non ho visto impronte. Ma se ti vedo ferma da 3 ore qui. Ma l'avete buttato voi il crocifisso? L'ho buttato io. Sì. Bravo, dispensa crocifissi come se non ci fosse un domani. Sono un grande fan. Linda di... Williams, dove sei? Vai, Doggo, fammi strada e illumino tutto per vedere se ci sono tracce, ma non credo ci sia. Comunque, aspetta. Doggo, sono io. Ragazzi, non abbiamo uno straccio di indizio comunque su questo. Ah, no, raga, ha scritto sul diario. Che c'ha scritto? Ha scritto non posso correre o non correre, una cosa del genere. Cosa ha scritto in inglese? Can't run. Ah, non può correre. Non può correre. O non si può correre o qualcosa del genere. O forse, allora sono due le cose. O lei non può correre perché è morta. È zoppa. È morta correndo. C'ha scritto can't run e lei che non può correre. O se no se noi corriamo c'è. Insomma, lei ce lo fa ricordare di non correre. Avrebbe detto don't run. Esatto, quello che penso. O forse come dicevi aerea non possiamo scappare, tipo. Ah, pure, è vero, assolutamente. Ah, è giustamente, bravo, via. Mi sento veramente il mio morale è salito proprio alle stelle. Ragazzi, adesso. Ma c'è qualcuno. Ciao, Shark. Che ha in mano un'ascia? No. Ah, strano, perché pensavo che uno di voi l'avesse portata. Sei un cretino, Ale, comunque sei veramente hai un cretino. Hai fatto un colpo. Madò, ho visto la torcia sfarfallare. Oh, regalo, ma io. Dove? Sto guardando la telecamera 18, credo che sia tu, io, ma sei tu. Stai scherzando, spero, vero? Non lo so. Però, allora, intanto ha scritto sul diario spiritico, è la prima prova che abbiamo, eh. Temperature di congelamento non ci sono, giusto? No. Anche perché ho acceso la luce. No, smetti, ad accendere la luce. Ma serve, almeno lei fa qualcosa, gliela facciamo spegnere, se no? Ragazzi, allora rimanete un attimo in silenzio, aspettate un attimo. Linda, dove sei? Linda Williams, rispondimi. Manco per il cazzo, ragazzi, cioè. Linda Williams, dacci un segno. Linda, non ci fai paura, esci fuori. Ma l'ho sentito solo io. No, è sempre Alex. Era quel cretino di Alex. La smetti di. A quant'è? Ragazzi, quant'è? Ma qui è al massimo. Ok, quindi abbiamo un'altra prova. MF5? Sì. Sì. Ragazzi, tirate su sto crocifisso, perché secondo me la blocca. Pio io. Infatti, il battito del cuore c'era, ma non c'entra niente. Cioè, l'avresti sentito ugualmente il battito del cuore. Non siamo okay, sulla beta, via. Vediamo. Chiudo la porta e gli dico di... aprirla. Ciao Nico, buonanotte. Linda Williams, apri la porta. Linda Williams, fatti vedere. C'è la macchina fotografica, raga?
Ce l'ho io. Ok. Notte, Nico. È buggata. Immaginavo. Le opzioni, ragazzi, al momento sono che sia un Revenant, un'ombra o un Oni. Se fosse un Revenant ci mancano le impronte digitali. Se fosse un'ombra, okay, ci mancano le sfere di luce. Se fosse un Oni ci manca la scatola spiritica. Quindi queste sono le tre cose che dobbiamo cercare. Secondo me è un Oni, perché ci dice via aerea che ogni tanto la scatola è buggata. Magari non ci risponde perché è buggata. Raga, a me è sembrato di sentire una voce. Ma dove? Mentre stavate parlando ho sentito tipo... dai, tipo una roba del genere. E forse a casa tua? Ma vaffanculo! Io te meno, ti metto le mani addosso. Dammi la tua torcia UV, Iru. Ho fatto già un giro, non c'è un cazzo. Provate a guardare sulle porte, sulla porta d'ingresso a quella stanza, perché in genere lasciano le porte chiuse. Se passi alla mia destra, mi giro e non c'è nulla. Ma tu hai una torcia, Nappo? Scusate raga, io c'ho non vedo niente, ma io sono rimasta sola qui senza torcia, non so che cazzo fare. No, ci sono io qua. Io c'ho le impronte qui, ragazzi. Ok, allora Nappo, rimaniamo insieme, almeno... Raga, mi avete sentito che c'ho le impronte nella terza prova? Ah, arriviamo. Dove stai, a destra o a sinistra? Ok, mentre ve ne andate, se riuscite a lanciarmi un crocifisso in faccia, è cosa buona e giusta. Ma dove sei tu, Doggo? Destra o sinistra, dove sei uscito? Qua, esattamente qui dove ho accesa la torcia. A destra, io. Se il signorino ce lo dicesse, Cristo. Seguitemi. Cioè siamo nella hall d'ingresso e non è che ci possiamo perdere, siamo proprio qui. Ah, che genio! Manca solo... Esatto, tipo... Che... Cosa? Potete buttare i crocifissi alle... Magari vi sta inseguendo e famo l'obiettivo? Buttatene uno. Ma buttateli tutti là nel corridoio, se vi sta inseguendo... Provo a tornare indietro. No, dai. Ma io ora rientro, E allora devi solo portarti il crocifisso, perché dovete solo evitare che fatta via la caccia. Allora, mo vi dico. Il crocifisso l'ho lasciato lì dove sta Doggo in questo Siete momento. Siete tutti intorno al 30. Napo Eru 31-34, Doggy 39. E allora Doggo, prenditi le pasticche, va. Sì. Non le prendo. Torniamo tutti al furgone un attimo. No, raga, mi si è chiusa la... No, sta inseguendo Nappo. No, Nappo. No, raga. No, raga, non ci credo. No, Nappo. Si è preso Nappo sulla porta. No, vi prego. No, l'ha ucciso sulla porta d'ingresso. No, c'è Nappo. Mi sentite voi? Se ti sento, c'è il crocifisso in mano. Il crocifisso. Io vi sento, raga. Raga, state calmi, ci sentiamo ora. Ah, ok, sì, però c'è una cosa brutta, è che gli abbiamo lanciato due crocifissi. Sto infartando malissimo. Povero! Oh, madonna, non potete capire, mi si è chiusa la porta in faccia. Ragazzi, mi ha fatto morire perché dalla finestra rotta vedevo un appo con sto crocifisso nell'angolo, tipo teso. Stavo cagando sotto, raga, non potete capire. Ho riso tantissimo. Aspettate, allora, io adesso rientro di nuovo. Nappo, droppami sto crocifisso. Ma quindi, scusate ragazzi, abbiamo trovato impronte digitali, libro spiritico e MF livello 5. Quindi e quindi un Revenant per forza. Se le trovi tutte e tre le prove, hai sempre solo un'unica scelta. Per forza. Ma adesso Doggy, che è il nostro eroe, va dentro con... Gli vuole lanciare un crocifritto in bocca. Vediamo se ce la fa, dai. Raga, vi giuro, è stato bruttissimo. Ok, vado. Però, scusa, aspetta, Doggy. Vabbè, niente. Sarebbe opportuno... Sì, avere una telecamera. Prenditi questa telecamerina qui, che così la mettiamo sul notturno.
ma non posso fotografarlo così. Lo so, però come si dice, almeno lo vediamo, eh. Va bene, dai, seguitemi con la telecamera. Accendila. L'ho accesa, l'ho accesa. Ok. Dovresti essere la 19. Mamma mia, che ansia. Riditemi il nome della tizia. Linda Williams. Linda Williams, so che sei qui, fatti vedere. Ma che cazzo era? Ma sempre Alex. Sì, ma mica mi sta... No, io vi giuro, sembrava una che stava correndo verso Claudio, raga. Io stavo già a urlare, corre! Che deficienti. Linda Williams, so che sei qui. Linda Williams, eccola. Ok, perché non sentiamo più Doc? Non mi sentono più sti cazzi, perché... Non lo so. Raga, ce l'ho qui vicino da qualche parte. Guarda, è sicuro. Non li sento più. Speriamo. Lo sapete, vero, che quando si manifesta si interrompono le comunicazioni tra me e voi, no? Sì, lo sappiamo. Ok, l'importante è che lo sanno. Però Dog, il crocifisso. Dog, dovresti spegnere la luce. Se la spengo non vedo più un ca... Porco... L'ho vista. Mi ha preso. L'ha preso, ragazza. Mazza. Volevo droppargli il coso. No, io Doggy vedo punto di domanda. Sì. No, non gliel'ha fatto. Raga, volevo droppare il crocifisso, ma non ho fatto, cioè non riuscivo a vederlo al buio. Sì, ma noi infatti l'abbiamo visto perché cioè giustamente ti stava vicino. Ma co cazzo. Vai tu, Alex. Ma io direi che possiamo andare allora, pronti? Sì, andate. Ah, guarda, 2 secondi ha preso, ha chiuso. Cioè ha fatto partire subito il furgone quel pezzo di merda. Sì, l'avete perso? Tu c'è un bravo. Sì. Chi era Doggo? Io non rammento nessuno. Ah, non lo so. Era un Revenant. Ci abbiamo... Grandi. Fair. Bravi. Grandi. Oramai i Ghostbusters se fanno una pippa. Proprio. Oh mio Dio, ma adesso lo devo selezionare io il contratto. Vai. Scegli la Silum se ce l'hai. Sì, ce l'ho. Mettete tutto. Vai. Mettete tutti gli oggetti. È stato abbandonato da anni, il solo occupante è il paranormale. Ho ricevuto una mail da un amico. Dice che c'è sicuramente qualche tipo di attività paranormale qui. Raccogli quante più prove possibili in modo che un team rimozione fantasmi può finire il lavoro una volta usciti. Saprai di più sul posto. Ok, aspettate che aggiungo quelle 2-3 cosine, tipo il crocifisso, la torcia potente e le pillole. L'accendino può servire? L'accendino serve per accendere la candela e per accendere i cosi. Ma c'è già uno? Io ne ho portati 2. Ah, dice Steve che di solito chi seleziona il contratto muore. Ah, certo. Ha senso. No. Ma davvero? No, ti prego. Sì, Iru, mi dispiace, RIP. RIP, nemmeno abbiamo iniziato, cazzo. Okay, sì, ma dice che in real, proprio l'indomani ti svegli rigido. Non ti svegli? Mi sveglierò rigido. Ti svegli, ma sei morto. Ah, un po'. Per cui sono sempre migliori, in fin dei conti, che se ne vanno. Ma Nappo che fine ha fatto? No, sono qua, mi sentite? Sì. Sì, che hai? Le palpitazioni, cioè, che ti succede? Sto piangendo in un angolo. Le pasticche, raga, le pasticche. Ma io... Me compro anch'io, aspetta.
da che livello lo anch'io. Posso acquistare? Ah, ok. 100... Te lo dice. Ok, ok. I caschetti, okay. Doggy, ricompra i caschetti. Ah, i caschetti. Cosa compro che può servire? Adesso ho $160. Ah, devo comprare altre pillole? Io le pillole... Compra le pillole. Compra le pillole. Che... Allora, io... Okay. Gentilmente, se Claudio si togliesse dal cazzo, io riuscirei a vedere cosa posso acquistare. Magari. Grazie. Madonna, oh. Okay. Ma sempre in mezzo alle palle. Ma sei sempre in mezzo ai Cosa devo prendere io? Ho una scatolina di pillole, prendila se te le fa comprare. Sì, sì, io l'ho prese. E portatele, ovviamente. Ah, no, livello 5. Mannaggia, il cazzo. Vedi. Però guarda, se ne abbiamo un paio, va bene. Prese due, no? Ce la fai in app a portare un po' di salmonellosi, visto che ci sei? Certo. Anche un po' di scabbia, se vuoi. Guarda. Ma magari, grazie. Io colleziono lo scorbuto. Bene. Vabbè. Io vi vorrei fare vedere. Allora, scusate un secondo, prima di partire, vorrei farvi vedere la lista del nostro equipaggiamento. Noi abbiamo praticamente tutto, ma poi non useremo un cazzo e moriremo come delle merde. No, allora, okay. Compro un termometro che costa poco, 30. Allora, ragazzi, ma questa foto è incredibile. Chi è che l'ha fatta? Quale? Guarda, tu l'hai fatta. Se sono lì, le fatte tu. No, ho capito, ma no. Cioè, abbiamo delle foto bellissime. Comunque, ce ne sono. Cioè, io qua in alto a destra vedo tipo una sorta di alieno un po' strano con una mannaia in mano. E qua a sinistra, vabbè, c'è la signora. Sì, pure io ce l'ho quella lì. Poi c'è dovrebbero essere uguali per tutti. No, no, io allora qua a destra vedo la tizia che ho scattato io. L'alieno io quello con la testa bianca. No. Ce n'è una. C'è una foto scattata in Roma sopra il sale. Sembra che l'abbia cagato lei il sale. Mamma mia, che finezza. Aspetta, la carrozza sta arrivando. Guardate la live, ragazzi. Guardatela. Ha dimenticato il suo monocolo, sir. Sembra che io mi sia pisciata sotto, ma piscio. Aspetta, che l'ho mandata su WhatsApp, Doggo. Cioè, tu questa non la vedi. Vediamo. Allora, io ho queste. E adesso gliele giro. Ve le faccio vedere in live se riesco. Aspetta, che sto entrando. Qua, mi raccomando, fai vedere anche il mio numero di telefono. Così io vedo la stessa, ma tipo più zoomata. Vedo lei fino, cioè, dall'ombelico in su. Questo è il mostro che ci ha mandato Alex. Ed è il tizio ciccione che ci ha ucciso più volte. Vediamo le cagate che ci ha mandato in Roma nel frattempo. Io c'ho il donnone e c'ho il tizio sempre che anche Alex ti ha girato. Grembiule di lattice. Ma se si vede una cosa così crepo subito. Aspetta, ma allora ce l'ho dovevo avere pure io. Ah no, c'ho i Roma io qui. Oh no, no, ok, a posto. A posto. Andiamo avanti, raga, andiamo. Dai. Vai. Facciamo pronto. Vai, Nappo. Ci sono. Mi mangio due Pringles intanto. Chicken tikka. Iru? Ma tipo un lancio a due di pressione. In Roma dovresti fare inizia. Ah, tipo. Sì, scusate, è vero, perché sono... No, tranquilla, ci stiamo qui a grattare il culo nel frattempo. Roma, tu hai visto la velocità cui corriamo, non è che la nostra preparazione atletica è proprio... Mi muto. Addio! Sì, anch'io. Ci vediamo. In Roma, bella tranquilla per i cazzi suoi. Hello? Antozzi, è lei? Nappo? Ci sono. Nappo c'è. Doggy c'è. Indovinate chi è in ritardo? Perché si sta a rifare il trucco? Perché si sta facendo... Esatto, si sta incipriando. Ma quello che può dire che ai fantasmi non gliene frega la beata minchia se non si fa le sopracciglia e cose ma del genere. Ma perché io, Alex, lo sento particolarmente male ora? Perché non in mi che sento senso? Bene. Ti sentivo nella ragionina, ma tutto pieno di interferenze. Proviamo così, senti ancora interferenze? Così allora è la mia radio che non funziona tanto bene. Ma va, io ti sento benissimo. Allora è la sua radio che io non funziona tanto bene. È la sua radio,
Io non lo so perché Nappo compra le cose ai grandi magazzini. Una telecamera stavolta me la sono presa io di quelle GoPro. Stavo dicendo, magari tra un anno sarei arrivata. Allora, scopri di che tipo di fantasma si tratta. Evita che il fantasma ti dia la caccia con un crocifisso. Rileva la presenza di spettri con un sensore di movimento e rileva una stanza sotto i 10 gradi. Io prendo il termometro a manetta, ragazzi. Ma non ne abbiamo? Sì. L'avete già preso? Ce l'ho io. A posto. Si chiama Daniel Taylor. Preso una torcia. Ok, io sono pronta, cazzo. Dai, cazzo, Gianluca. Le chiavi, raga, le chiavi. Prendo io. Le hai prese? Seguite me che c'ho il termometro. Io sto ancora segnando tutto. Vai. Allora, ho segnato 10 gradi, crocifisso e sensore di movimento. I sensori di movimento li abbiamo? No. No. Bene. Quindi quell'obiettivo ce lo dimentichiamo sempre, sto cazzo di... Una lampada UV ce l'abbiamo? Sì, ce l'ho io. Boh, adesso possiamo andare allora. Così aspetta. Il sensore di movimento. Lo guardo io, sì, via aerea. Ma non ci sono su quel piano qua. Le persone che sono sole. Sì. Radio. Prendo un MF. Allora l'MF l'ho preso io, raga. Una radio Napo. La radio di questi qua sopra. Ce l'ho, andiamo. E comunque hai preso la solita lampada da mettere all'ingresso? No. La metto io. Mettila di quella lampada all'ingresso, qual è? Per farci trovare l'ingresso subito. Ah, ok. Esatto, tu vedi la luce e capisci che sei morto se vedi la luce. Comunque via aerea ci faceva notare una cosa che giustamente non facciamo mai, ovvero capire se il fantasma risponde a tutti oppure no. Infatti questo qui risponde alle persone sole. Bene, allora lasceremo Doggo da solo e ci parlerà lui. Andiamo. Sono troppo cagasotti per andare da solo. State buoni. Stiamo andando di termometro, giusto? Ma che fai già con in mano un crocifisso, cazzo? Sì. Mi porto avanti. Ma prendi la radio, accendi la radio. Bravo. Vabbè, ma la radio dovrebbe funzionare in teoria solo se... Daniel qualcosa? L'ho segnato Daniel Taylor. Daniel, mi senti? Ciao Daniel qualcosa. Daniel Taylor, dacci un segno. Daniel Taylor. Daniel Taylor, se sei qui dacci un segno. Brava Iruma col Michael Fred. Pure Daniel, dacci un segno. No, pure perché ogni tanto magari per terra c'è qualche ossicino, allora... Daniel Taylor, dacci un segno. Ragazzi, qua c'è un martello, ma si può prendere il martello? Ma sì, lo puoi prendere. Non è dove è morta Iru l'altra settimana? Sì, esatto. Sì. Ecco. Daniel Taylor, dacci un segno. È interessante come nel mondo. Chi è che si è perso? L'ombra della mia mano con la radio in mano e basta. Ah, guarda, le staccale che vanno giù. Oh, scendiamo? Cosa c'è qua in terra? Dei pomi, delle pagine dei Fudellando. Ero dentro la testa di qualcuno. Dacci un segno. Qua c'è una porta. C'è uno sgabuzzino. Niente. Nada, anche con la radio.
Taylor, dacci un segno della tua presenza. A voi a porte da aprire, ragazzo, tantissime. Daniel Taylor. Cioè, lui cosa mi dovrebbe dire sulla in radio? Quando lo funziona lo scopri da solo. Non voglio farti spoiler, che è divertente. Non mi dire così, ti prego. Daniel Taylor, se fossi in questa stanza, dacci un segno. Ma non potevo giocare a Sea of Thieves con le luci. Secondo me questo sta aspettando che rimaniamo da soli. È vero, ragazzi, questo qui ci risponde quando siamo da soli. Ho capito, ma la temperatura? La temperatura comunque sì, certo, quella sì. Qualcosa dovresti... Daniel Taylor? Daniel Taylor? Daniel Taylor, rispondi? Dacci un segno alla tua presenza. Secondo me quando attacca sarà incazzatissimo. L'abbiamo chiamato talmente tante volte. Ogni tanto la voce di Ruma va fuori dalla radio e sente il riverbero. Ma che stai a fare tu con il crocifisso in mano? Ma basta con questo crocifisso. Se mi si para davanti questo è veramente... Ma tira fuori. Allora, glielo pianto in gola. Proverei a fare una cosa, ma questo ancora li dobbiamo aprire, vero? Sì, è nuovo questo posto, eh. Sì, ma aspettatemi però. Però calmo. Stai sereno. Minchia, guarda, se mi dici un'altra volta calmo, vi giuro. Cosa fai? te lo scrivo poi su Telegram quello che faccio. Coglione. Ma qui ce l'avamo già passati, raga. No, questa è un'altra stanza simile, hai capito? Rincoglionita, ecco perché devi stare con me. Maledetto. Uè. Comunque mi sa che quest'ala non è quella giusta. Aspetta, qua c'è una porta principale che porterà sicuramente a qualcos'altro. Una porta che porta all'amore. All'amore. Secondo me, ragazzi, qua due se ne vanno, due rimangono e ci allontaniamo l'uno dall'altro, almeno magari si fa vedere. Ah, non sapevo che fossi anche sensitiva. Coglione. Madonna, m'ha fatto prendere in colpo! Chi è stato? Ma secondo me è il piano di sopra, ragazzi. No, guarda che il basement è bello grande, eh. No, ho capito, però, cioè, è bello grande, ma in metà l'abbiamo girato. No, secondo me è qua sotto, raga. I sensi di ragno lo dicono. Cioè, i sensi di ragno pizzicano. Ah, pensavo i sensi del coglione. Scusate. Tu, signorinella, mi sa che sei troppo spiritosa stasera. Beh, però non è male l'idea di Stibe, eh. Due sopra e due sotto. Perché? Ma loro. Io la sento doppia. Perché parla a cazzo di cane. Come cazzo ti permetti? La sento sia con la voce normale che con quella citofonica. Sì, succede, a volte partono tutti e due i microfoni, senti sia la radio. È cacofonica anche un po'. E tu invece sei cafo. Cafo. No, niente, non mi viene la parola. Sei una cretina. Cafone, basta. Volevo dire cafone in cafonoico. Ma non mi veniva, ragazzi, vi giuro. Cafone. Oddio, ragazzi, sono rimasto da su.
Madonna. Lasciatela lì. Ok, eccomi. Veramente, c'hai cioè, urlato così, mi sono cagato sotto io. Ma che cazzo di... Ah, è una libreria questa qui. Ah, a posto, qua c'è il piano. No, non c'è niente, raga. Io me l'ho detto che secondo me è su. Vuoi controllare su? Controlliamo su. No, mi fido, se lei che è sensitivo e che ha fatto il corso. Andiamo in giro sotto, andiamo in giro sotto e vediamo. Sì. Ecco, questo è un bel posto dove stare, ad esempio. Se io fossi uno spettro non mi manifesterei comunque i cessi. Ho fatto il corsum da medium del mago Ronzo. Ah, quella sotto le mani. C'è una stanza là in fondo però, Doggy, la mia saltata, mi sa. In fondo di là. Ma voi in tutto ciò sapete come correre via nel caso? Sì, ti premuto shift e corri, non ti Raga, scusatemi, vi siete dimenticati una porta. Allora, vieni qua un attimo. Qua ce n'è una. No. No, cosa? C'è una porta lì. Ho capito, ora la guardiamo. Stai calma. Zitti, perché ho sentito un ansimino, Ho sentito... Potrebbe essere che ci stiamo avvicinando, Ma quello era Doggo che ansimava. No, Doggo quando ansima io so bene come fa. Si tocca. Ma che fa? La tocca? Non c'è niente qui. Andiamo a quella cazzo di porta che vi dicevo. Ragazzi, sto manicomio sta diventando veramente una puntata dei bossari, non succede niente. Allora, Iruma, io non te lo vorrei dire, ma questa non è una gita scolastica. Assolutamente no, e lo so, però questa dobbiamo aprirla, da. Questa promette bene come stanza. È la stanza più cagata che c'è qua dentro, proprio. Ecco, subito a rovinare tutto. Entro in quest'altra, va. Ce n'è altre due che si aprono sul lato di qui. Queste due qui, Doggy. Aspetta, fammi vedere un attimo tutta la stanza e poi mi faccio quelle piccoline. Ragazzi, mi avete lasciato da sola di nuovo. Ci dispiace, Iru, addio. Niente impronte. Mi faccio quella piccola. Parole che potrebbero incriminarmi per sempre. Iru, hai sentito? Cosa? Sto cazzo! Coglione! Lo sapevo. Era scontata. Doggy. Però era... era abbastanza servita su un piatto d'argento, Che maledetto! Ciao Lilaz! L'ho sentito cosa... cioè... Ci sono delle cose rotte a terra. Allora, Nappo, non è che devi toccare tutto quello che vedi a terra, però, Oh, ho sentito un... Anch'io ho sentito qualcosa, ragazzi. Sì, concordo. È stata la porta, raga. No. No, non era la porta. Sentite? No, non era la porta. Ok. Se sei qui, dacci un segno. Però devi pigliare la radio, Nappo. Daniel Taylor, se sei qui dacci un segno. Daniel Taylor. Smetti di fare Daniel il cafoncino. Taylor, dacci un segno. Che ridere. Nappo, stai buono. Non mi sta salendo. Sta salendo la blasfemia che c'è in me. Usa il crocifisso allora. No, lasciaci di nuovo, raga, l'ho sentito. Anch'io ho sentito. Proprio quello. Ma perché io non lo sento? Perché sei stronzo. Esatto. Ah. È l'unica spiegazione possibile. Come si chiama questo? Daniel Taylor. Daniel Taylor, ti sei buttato. No, tranquilli, ma chiamatelo così anche a cazzo di cane. Daniel Taylor, senti. Madonna, che era sto rumore? Ho sentito anch'io un'interferenza, tipo. Sì, pure io l'ho sentito. Io pure ho sentito un'interferenza nella forza, ragazzi.
qui la porta qui in fondo. Madonna, ma ci sono delle porte qua. Ci senti? Ciao Ina, buonanotte. Grazie per essere passata. Salutami Davide. Daniel Taylor. Daniel Taylor, vieni fuori, fatti vedere. Daniel Taylor, dacci un segno. Di qui si risale, ragazzi. Risaliamo, anche... Ma qui abbiamo le ultime porte, però. Sì, sì, facciamole. Questa minchia di radio non fa un cazzo. Stai sereno, che vedrai che quando si manifesta qualcosa farà. Ah beh, sicuramente. Tranquillo Nappo, perché domani mattina quando ti sveglierai troverai sul telefonino delle foto di qualcuno che ti ha scattate, te le ha scattate durante il sonno, tipo. Doggy, io ti giuro su Dio che ti vengo giù e ti do un pugno in bocca. E non ti preoccupare che se voglio trovarti ti trovo. Ti do un pugno in gola, guarda, che ti resetta le impostazioni di fabbrica. Mamma mia, che signore, ragazzi. Ma mi è parso di vedere... Ma c'è qualcosa che flash qui? No, è anche poeta. No, sì, c'è qualcosa che flash, ma credo che sia la struttura di questo... No. Sì, è il tiro di cazzo qui. Sei diventato coraggioso, vai avanti da solo, gli altri non ci sono. Cazzo, sì. Quelli vanno avanti, tranquilli. Ah, i cessi, non li abbiamo visti questi. Pensavo di averli già visti, perché c'era dopo il giro. Daniel Taylor. Raga, niente, la temperatura qui. No. Ma non siamo nel posto giusto, non stiamo avendo nessun tipo, non ci sono impronte, non ci sono. Perché non siamo, cioè, dobbiamo rimanere da soli, raga. No, ma in ogni caso la temperatura deve scendere. E poi bisogna allontanarsi e lasciare Doki alla fine. Solo? Sì, per la fine che si merita. Ma poi c'è 402.000 stanze, figa, cioè si perde. Ma vogliamo lasciare andare Doki avanti, tipo qualche passo davanti a noi? Lasciamolo andare un po'. Avanti. Io, ragazzi, ho solamente la torcia questa viola, però, Sì, stiamo avanti, qui noi, dietro, lasciamo andare avanti un po' Doggy, Doggy si fa le stanze da solo, noi aspettiamo qua nel corridoio. Daniel Taylor, fatti vedere, esci fuori. Allora, di sicuro, Daniel Taylor. Di sicuro ci deve essere un calo di temperatura. Ma Daniel Taylor. Stavamo al piano sopra o sotto? Siamo a sinistra. Cioè, questo è piano sopra o sotto? È sotto. Tu saresti già morto in un film dell'orrore, te lo dico io. Quello è poco ma sicuro. Ma qui in questa stanza io non ci sono mai stato nel manicomio. È la stanza tipo delle riunioni. Eh sì. Daniel Taylor. Daniel Niente Taylor. Raga, possiamo risalire. Secondo me la sanità ce la siamo fottuta ormai. Raga, dobbiamo andare a controllare il camioncino la sanità mentale, perché è capace che è caduta, non lo so, a 20, 30, vai a capire. La tua era già bassa sin dall'inizio, eh. Di nuovo, sto ridendo troppo. Ho sentito di nuovo un bersino. Iru, perché mi tratti male? Cazzo dici? Io ti tratto benissimo. Di qua raga, scusate, ho sbagliato. Ma questa non l'hai aperta qua a destra? No? O l'ha chiusa lei? Cosa? No, l'ha chiusa lui, scusatemi, perché è un lui. Sono tutte lei per Doggo, raga, è più forte di lui. Il principe sul pisello. Il porcello. Spiritello porcello come Beetlejuice. Cane che non sei altro. Preciso. Cane bagnato. Che sei di freschino proprio.
Daniel Taylor, prendi Ruma. Daniel Taylor, portati via Doggo per sempre. Perché è morta proprio in una rientranza del muro così. Daniel Taylor. Oh raga, comunque la tecnica delle tre volte funziona sempre. Io non la sopporto sta cosa che fai delle tre volte. Guarda, io ti giuro che se ci attacca però mi devi dire grazie. Ma io ti caccio dalla partita se ci prende. Fanculo. Oh, sta lampeggiando qui da me, eh? Daniel Taylor, mi senti? Cioè, ora non ditemi che è all'ingresso perché bestemmio. Ma vedi però la tecnica delle tre volte. Cazzo, ma la porta è chiusa? No, è chiusa la porta! Daniel Taylor, mi senti? All'anima degli mortacci tuo però. Oddio. Vieni, Nappo. Grazie a Dio si è aperta. Anzi, pensavo peggio la sanità mentale. L'ho detto, siete al 50. Non mi avete sentito perché nel frattempo è entrata l'interferenza. Comunque è qua il pian terreno, Sì, è qua giù. È probabilmente proprio all'entrata in questo momento. Occhio, Doggo. Ma Doggo, cazzo, vieni che c'è la sanità mentale bassa. Aspetta che mi impasticco allora. Ho già la sanità. C'ho la sanità mentale bassa, vi. Sono sempre io quello che ce l'ha bassa però. No, 48, 44. Allora, quindi ok, io rivado. Siamo più o meno messi uguali, tranne Doggy che è l'85, non si sa per quale motivo. Io ci sono. È perché mi sono preso. Perché ha preso le pasticche, Okay. Esatto. Daniel Taylor, dacci un segno. Daniel Taylor, fatti vedere. Iru? Sì. Ah no, ok, siccome non vi sentivo più, vieni va. Eccomi. Daniel Taylor, vieni fuori. Cazzo, io con le mani non ho preso alzate. Le pasticche. Ti avvisiamo noi. Vabbè, tranquilla, tanto mi farei da esca allora. Ma guarda, sicuramente. Sei il 46, vai tranquilla. Puoi stare dentro ancora un 20 minuti. Regà, io non vedo l'uscita. Mannaggia. In che se quale uscita? No, che è riuscito, non vedevo un cazzo, eccomi. Sei veramente scurrile. Se la sanità mentale è zero, crepi praticamente. Sì. Ok. Daniel, si stava di Daniel Craig, ragazzi, andiamo bene. Daniel Craig. Di farti dare degli orologi. Fai un altro James Bond. Ma perché? Doggo, ma aspetti, cazzo! Ma che problema c'hai alle gambe esattamente? No, che mi blocco le porte! Daniel, sei qui?
Come va di cognome? Daniel Taylor, l'abbiamo chiamato 73.212 volte da quando siamo scusate qui. Ragazzi, ma io sono così. Daniel Taylor. Soffre di memoria a breve termine. Daniel Madonna, Taylor. Sì. Daniel Taylor, Daniel Taylor. Smettila, Iro, che fastidio. Ma lei aperte queste porte? Ma che cazzo apro le porte del cesso se la temperatura... Cioè, vieni qua. Guarda che sta controllando ogni singolo VC. Vieni qui. Aspetta. Che cazzo fa? Che fai? L'attività... Che cosa devi fare? Stasera è al 2 adesso. Mo sto scendendo. Attenzione, c'è un piccolo 4 di attività. Là, apri sta cazzo di porta. No, raga, ma... C'è il fantasma sul serio, però. Perché? Raga, sono dentro, ma chiuso dentro. Sì, anche a noi. Che cazzo è successo? Sono all'ingresso, sta lampeggiando la luce a me, guarda, anche a me. Samantha, oh, Samantha. Che sta succedendo? Sentite? Beh, sì, Iru? Aspetta un attimo, ok, vieni. Io ho paura. Ok, raga, ok, ho riaperto la porta. Dio mio, mi si è chiusa la porta. Sì, il problema è che credo che la porta chiusa, cioè l'attività paranormale si sia manifestata qui all'ingresso, perché è durata, guarda... è all'ingresso sicuro, io ve l'avevo detto però, Guarda il grafico. Guarda il grafico, Nappo. Vedi che è tutto il tempo che è stato... Dopo, mi riporti all'ingresso. Prendo le pasticche. Certo. Vieni qua, dammi una manina. Sì, raga, perché io ero qua, mi si è chiuso tutte le spalle e inizio a flasharmi la luce. Non è vero, non mi stai riportando indietro. Mi sto a morire. Siete andati a sinistra o a destra quando siete entrati? No, siamo andati in realtà dritti e a sinistra, se non è. Però abbiamo fatto un giro strano, quindi stiamo tornando. Vabbè, mi sposto. Non è vero, non gli credo. Iru, okay, non mi distrarre. Ok, andate su così, poi a destra e alla vostra sinistra trovate l'ingresso. Sì. No, ma veramente, quando ti si chiude la porta alle spalle, veramente ti fa impazzire. Ho l'ansia. No, ma ci siete, siete qua all'ingresso. Ah, oh, sì, vedo la lucina. Allora, facciamo così, lasciatemi da solo con il fantasma, va? Io vieni a pigliarti le pastiglie perché stai andando. Fatti di metanfetamina. Abbiamo il libro. È qua all'ingresso. Ce l'ho io vicino. Lo vuoi lì? Sì, dammelo, va. Comunque, raga, io con l'EMF non ho rilevato un'emerita ceppa. La metto qui sulla reception? No, mettilo qui al centro della stanza, a terra. Aspetta, lo mettiamo qua. Ecco. Bom, lasciatemi da solo e lo chiamo, dai. Aspetta, che mi si è capottato. Raga, ma come si posano gli oggetti? Che me li lancia o me li gira? Li devi lanciare. C'è ancora molto da lavorare in questo caso. Ok. Ok. Ciao ragazzi, addio. Addio, Doggy. Addio, Doggo. Aspetta che se devi morire metto una telecamera messa bene per riprendere. Però grandissimi pezzi di merda, subito ve ne siete andati, bravi, me ne ricorderò. Scusami, mi sembra giusto. No, io sono ancora qui. Hai visto? Io sono ancora qui, disse andandosene via. Ecco, è già qui, a posto. Oh no? Sì, si è chiusa la porta. Sì, guarda che
rimasto solo, quindi adesso è probabile che riesca a scattarla, la foto lo vedo. Daniel, sei qui? Scrivi sul diario. Sta cercando di parlare, ma non riesce a parlare. Questo mi incula, ragazzi, io ve lo dico. Raga? Ti sentiamo. Sì. Era qui, però non ha scritto sul diario. Continua a chiudere la porta d'ingresso, però non si manifesta in nessun modo. Qua dal tabellone della lavagna dice si dovrebbe essere in grado di utilizzare il suo nome per la rabbia e per ottenere un po' di attività paranormali. Quindi gli proprio devi rompere il cazzo a chiamarlo di continuo. Dai, chiamalo. Il dato di fatto è che devi Daniel... fare da solo. Daniel Taylor, dammi un segno, sei qui? Daniel Taylor, vieni fuori. Daniel Taylor. Daniel Taylor, vieni qui. Digli Daniel Taylor muore, così magari forse si incappa. Daniel Taylor, dacci un segno. Daniel Taylor, vieni fuori, non ho paura di te. Non è vero, non è assolutamente Taylor. Vero. Sto in ansia. Daniel Taylor, sei il fantasma più cacacazzo del mondo. Fai qualcosa. Ma non possiamo stare nella stessa stanza, e te. Sto qua all'ingresso con la radio. È vero. Daniel Taylor, dammi un segno. Alex, occhio che c'hai 40%, eh? Vabbè, stai scendo al 20, t'ho detto. Daniel, vieni fuori. Daniel Taylor. Ho infilato la mia testa dentro e faccio Daniel Taylor, fatti vedere. Iru parla, ma non ha capito che Daniel è qui Taylor, dentro. Dacci un segno. Daniel Taylor, scrivi nel diario. Daniel Taylor, fai qualcosa però, perché non possiamo stare qua tutta la sera. Daniel Taylor, Daniel Taylor, sto perdendo la pazienza, vado a prendere una pedina di infisso. Daniel Taylor. Daniel Taylor, vieni fuori. Daniel Taylor. Smettila, Iro, che fastidio! E intanto, vedi, però mi sono avvicinato e finito la mia cazzo di testa dentro una cazzo di porta, l'ho chiamato e ha fatto vedere qualcosa. Cioè, lui non si è visto, però qualcosa è successo. Senti, queste tattiche del cazzo che ti hanno insegnato lì al corso da 20 euro. Ma perché perché devi rispondere così ora? Da 20 euro poi, madonna mia. Hai fatto il corso da 2 ore per diventare Ghost Hunter. Tu l'hai fatto da un'ora. Hai fatto la scuola Elettra dei Ghost Hunter? Sì, dell'Elettra Lamborghini. E lo sapevo che diceva sta stronzata. Daniel Taylor, non ho paura di te, vieni fuori. Daniel Taylor, uccidi Doggo. Testa di cazzo. Daniel Taylor, manifestati. Daniel Taylor, fatti vedere, cazzo, ti stai facendo attendere troppo. Muori, Daniel Taylor. Non abbiamo paura di te, grandissimo figlio di... La tua torcia non sfarfalla mai, Doggy. No, la mia sfarfalla. No, regà, eravate...
Eravamo? Che ansia, eravamo? Oh no, è morto Nappo in real. Nappo? Daniel Taylor! Minuto in culo Streamlabs, mi si è Daniel Taylor! Minchia, Hero gli fa girare i coglioni al fantasma, eh. Ogni volta che lo chiama lui si incazza, vedete? Cioè non è quando lo chiamo io, è quando lo chiami Ruma, proprio con la sua voce stridula, vedete? Daniel Taylor, vieni fuori, dai. Non mi fai paura, Daniel. Esci fuori, dai, mi stai facendo innervosire. Oh shit. Che qua è Daniel Taylor. Ciao Lilaz, buonanotte. Daniel Taylor, fatti vedere. Certo che è molto coraggioso da parte tua andare lì fuori dalla porta. Daniel, e su bello? E dai, raga, separiamoci a sto punto. Fatti vedere. Cioè tira dei picchi di attività da 0 a 10 di colpo e poi di nuovo a 0. Adesso è un po' altalenante. Daniel Taylor, fatti vedere. Io ti manderei a fanculo se fossi il fantasma. Daniel Taylor, vieni fuori, dai. Daniel Taylor, Daniel Taylor, dove come sei? La mia sanità mentale. Ok, è di nuovo qui, raga. Si è richiusa la porta. Daniel Taylor, vieni qua alla hall. Daniel Taylor. Sì, io vedo Daniel Taylor, ma tu due consigli che puoi dare la vita, non è fa sta falla sta torcia. 16 gradi. Madonna mia, la mia attività è. Merda! Merda, ce l'ho io! Ah, ce l'ho io, cazzo! No, no. Guarda l'attività! Raga, ce l'ho io! Ce l'hai? Sì, l'ho fotografato anche, ha due... Okay. Penso che abbia un falcetto. Ah, che carino! Comunque, volevo informare Alex che ha il 25%. Sì, sto uscendo. E mi ha dato anche il congelamento. Ottimo! Era nel corridoio. Vogliamo tornare là un momento, Dog? Io uso l'ultimo tempo che ho per andare a vedere se riusciamo a rilevare la temperatura bassa. Sì, sì, guarda. Andiamo. Però oltre a queste cose non è stato... Occhio ragazzi, che ci sono tutte le porte. Daniel Taylor via! Eccolo! Daniel Taylor va di retro! Minchia! Mi fa dopo! Mi ha preso! Il crocifisso! Gli deve buttare il crocifisso, no! La percio del crocifisso! Oh, comunque mi hanno preso sempre, eh! Cazzaro! Ma era brutto, era un... Che cazzo era quella roba? C'aveva tipo due falci! Sono su Discord io. Ma bisognava tipo togliere, cioè lanciargli addosso il crocifisso probabilmente, non ce l'avevo. Ma io non ce l'avevo, no. Però raga, quindi non c'è nemmeno temperatura di congelamento, non ci abbiamo prove. Ma in realtà io la temperatura di congelamento la prima volta che l'ho visto ce l'avevo, perché mi era uscito il fumo dalla bocca. Il vapore, insomma, okay. Quello che è. E altre prove però non ci sono, giusto? Perché non ha scritto, no. Non ha EMF, non si sono rilevate. Scatola spiritica, ciaone. E nemmeno però impronte digitali. Gli ha fatto una bella foto, Sì, no, la foto si vede. Siete pure bene. Il problema è che bisogna andarla a prendere la macchina fotografica. No, una volta che lui l'ha fatta è salvato.
Ah sì? Ah, ok, ok, perfetto. Volta che siete morti, ce l'avete comunque. Ah, non, però... non la sapevo questa cosa, non la sapevo. L'unica cosa è che non abbiamo molte prove, nel senso la radio non ha comunicato, le impronte non le abbiamo trovate. No, ci abbiamo nulla, raga. Ci abbiamo nulla. Non trova veramente un cazzo. Possiamo andare a naso. Ma sì, dai. Allora, mettiamo una temperatura di congelamento e basta. Per forza, raga. Per forza. E basta, nient'altro. E dobbiamo scegliere con la temperatura di congelamento quale di questi può essere. Quindi o uno Yurei, o un demone, mare, banshee o fantasma. O spettro, vabbè, praticamente... Magari ha scritto il libro mentre inseguiva Loggi. Dategli un'occhiata. Boh. È all'ingresso, ragazzi, potete controllarlo. Anche il fantasma è all'ingresso. Yurei o demone? Secondo me, raga, dato che ci aveva attaccato un cazzo, uno come questo. Mi sa che non ha scritto niente. Andiamo a vedere. No, che niente, raga, pulito. Che ha fatto Doggy? E anche l'EMF gli è passato di fianco e non registrava nulla, Globi di luce? Non se ne vede, no. Allora, in realtà, in realtà non può essere il demone, perché dice che il demone attacca più spesso di qualsiasi altro fantasma, e no, è da escludere. Mi dicono dalla regia di fare una fotografia al cadavere, che sono punti, al mio cadavere. Ma veramente, per l'assicurazione, vero? Boh, non lo so, intanto fatela. Probabilmente sì. Ragazzi, fotografate un po' Doggo. Ce l'ho io. Come se fosse un pezzo di carne qualsiasi. Oh, regà, fotografate Doggo, va, che poi tiriamo le foto. Tipo un mobiletto, no? Tipo da restaurare. Non lo so, però un demone non è, sicuramente. Secondo me potrebbe essere Ombra, raga, perché l'Ombra è noto per essere un fantasma timido. Ci sono prove che un'Ombra fermerà tutte le attività paranormali se ci sono più persone nelle vicinanze. Ma non te lo fa selezionare l'ombra, ti dà Banshee, fantasma, spettro, Yurei, demone e mare. L'unico che manca è proprio l'ombra. Non fosse la temperatura di congelamento, non fosse una puffana, perché in realtà... Sì, potrebbe essere anche, perché dico, io l'ho sentito quando lui, cioè io l'ho avvertita quando lui mi inseguiva, quindi potrebbe anche non essere vera sta cosa della temperatura di congelamento. Qual era? Non ho capito. Allora, l'ombra dice che i punti deboli, il fantasma non darà la caccia se vi sono più persone nelle vicinanze, e i punti di forza, essendo mezzo timido, il fantasma sarà più difficile da trovare. Ma ha sentito Alex? Spero di sì. Okay. Ale, guarda che puoi parlare anche su noi siamo su Discord, cioè puoi parlare lì. Ho perso questa cosa. Mettiamo Ombra. Anche tu, Nappo, dico. Sì, grazie al io continuavo a premere come uno scemo. Anch'io. Mettiamo Ombra e andiamo via così, ragazzi. Dai, proviamo. Dobbiamo fare altre indagini. Non lo so, raga, secondo voi? Era difficile questo comunque, cioè non dava molti segni. No. Guarda, un poltergeist non può essere, ma nemmeno... Dai. Potrebbe essere un banshee, perché comunque attacca solo una persona alla volta e ha paura del crocifisso. Noi però non gliel'abbiamo lanciato contro ancora. Però dovevamo partire. Però potrebbe essere. Mi sto un po' confondendo questo qua, vi dirò la verità. Non può essere uno spettro perché se non sbaglio stava camminando per terra, vero? Non era sospeso in aria. No, sì, non era sospeso. No, camminava per terra, no, un tanto di passo pesante, cioè tu era molto lento. Perché noi camminavamo all'indietro e comunque mantenevamo la stessa allora, distanza. Allora, spettro e fantasma no, perché anche il fantasma dice che guardando un fantasma scenderà considerevolmente la sanità mentale, ma no, perché noi... Cioè... No, e poi io ero già basso, l'ho guardato tipo per un minuto mentre arretavamo nel corridoio e ero ancora uguale, quindi... E poi quando Doggo gli ha scattato la foto, per caso è scomparso temporaneamente? No. Anzi. Sì? No, sì. Invece sì. Era scomparso perché il fantasma ha questa cosa. Come punto debole, se scatti una foto lo fa scomparire temporaneamente. Sì, lo faceva. Ma secondo te scomparire nel senso che se ne va o scomparire nel senso che si fa? No,
Ah, ok, no, lui scompariva e poi ricompariva e continuava. Però, esatto. Secondo me era l'effetto suo, nel senso dello spettro. Ah, potrebbe essere. Non lo so. È vero che ci ha messo una vita, però, per farlo. Cioè... Possiamo mettere così a cazzo ognuno, sì, e ragazzi, vedere chi ha ragione poi. No, io mi fido della prima deduzione di Roma. Proviamo. Cioè? Ossia? Che era quello che è timido, non ti attaccava se sei in più persone, perché effettivamente finché eravamo vicini si è sempre... se ne allora, andava. A me con la Banshee, prove trovate, temperatura di congelamento, mi dice spettro o Banshee? Banshee. Banshee. Vabbè ragazzi, sì, facciamo ognuno uno diverso, così almeno poi ce lo diciamo alla fine. Io provo a mettere dai, ombra, ok? Io Banshee sto mettendo. Allora io provo spettro, ma non è spettro. Io provo ombra. Sì, no, secondo me è Banshee. Proviamo Banshee. Banshee, pom pom pom. Vai, avviate. Apriamo il furgone. Clicca col sinistro lì all'ingresso. E vediamo. Vabbè, raga, vi ricordate quello che veniva con noi una volta e poi è morto? In che senso? Pesante questa comunque. Dio povero. Welcome back. Era uno spirito, raga. No, era uno spirito santo. Ho cambiato all'ultimo, ho messo Banshee. Porca però puttana. Questi $25 è solo la fotografia di Doggy schiantato a terra. Tutto ciò è meraviglioso. Fammela vedere, perché è una foto. Una foto che non era male. Con questa giacchetta di camuscio. Guarda che bella che è la foto di Doggy schiantato a terra. È veramente cagosa sta foto. Comunque le foto che ho scattato a lui invece sono fighe. Cioè, ce n'è una che... Sì, ce n'è una che siete proprio bene. Qua, questa qui, che io la vedo nell'angolo in basso a sinistra. C'è proprio lui nel corridoio. Io la vedo al centro. Io è figo. Però. Aspettavo fosse lo spirito, però, raga. Madonna che brutto, raga, ma veramente. Comunque non avevamo abbastanza prove. È per questo che non potevamo capire, perché... Beh, oggettivamente questo era difficile, eh. Okay. C'erano prove, ragazzi. Dai. Beh, sì. No, più che altro, allora, raga, più vai avanti con la difficoltà, più diventa difficile. Certo, trovare. Certo. Io vi lascio qui, anche perché si è fatta una, sì, certa. Sì, assolutamente. E quindi vi direi intanto grazie per essere stati con noi anche questo martedì, che è stato molto molto divertente. Grazie a te per averti invitato. Grazie a lei, è un piacere. Io mi riprometto questa settimana di cercare dei nuovi effetti horror per Iruma. Per il prossimo esatto, per il prossimo martedì horror. Non ho parole. Mi hai fatto sincopare più e più forte. Ti ho regalato un'esperienza di gioco più ricca. Sì. Senza pensa dubbio. Quando... Ma il gioco, scusatemi, è finito o è in early access? Nel senso che... In early access ancora. Quindi sei pronta, sì, Roma, per quando metteranno le cose che compare lo spazio? No, in realtà no, non mi vedrete mai più praticamente quando sarà pronto, sarò sparita dalla faccia della terra. Va bene, ragazzi. Va bene, ragazzi, buonanotte e grazie a tutti. Ciao. Allora, giovani, io mi fermo qui ovviamente per stasera. Io intanto ringrazio a tutti voi per averci dato il vostro supporto, e grazie per chi si è sabbato, per chi ci ha seguito, per chi ci ha intrattenuto. Noi ci becchiamo domani con un gioco che già ho in mente, però non vi dico nulla, ve lo faccio sapere direttamente domani sul gruppo Telegram in caso. Grazie a tutti ancora, passate una buona notte, alla prossima.